Il Comune di Naso e Antenna del Mediterraneo presentano AM Sports Awards, premio Sergio Granata. Condotto da Fabio Todaro, nella splendida cornice del Teatro Alfieri, AM Sports Awards. Buonasera, buonasera e benvenuti al... Di nuovo buonasera e benvenuti al Teatro Alfieri per il premio Sergio Granata AM Sport Awards, naturalmente un appuntamento imprescindibile alla fine dell'ennesima stagione calcistica che abbiamo già messo in archivio e già siamo pronti per la nuova stagione. Sicuramente siamo in un posto nuovo, direi la quarta edizione del premio Sergio Granata, ma è la decima annata, diciamo, e concludo io naturalmente cimentandomi all'interno dei campionati dilettantistici. Naturalmente, come ho detto in sede di presentazione, è un appuntamento itinerante perché siamo stati quasi sempre sulla costa ed in montagna, invece in questa occasione abbiamo accolto l'invito dell'amministrazione comunale di Naso, che naturalmente ringraziamo per l'accoglienza, e siamo qui in questa location mozzafiato con gran parte del calcio dilettantistico che quest'anno ha dato tantissime soddisfazioni sicuramente alla nostra regione. Come dicevo in sede di presentazione, sarà una serata bella ricca di premi con tanta bella gente e, come ho detto, ringrazio tutti per la presenza, ma andiamo velocemente a passare con le prime premiazioni. Ma sicuramente in tutto il corso dell'anno io sono stato da solo in studio interagendo con gli addetti ai lavori, diciamo virtualmente, invece questa sera ci siete voi, ma soprattutto accanto a me ci saranno due belle ragazze esportate dal mio paese natio e sicuramente saranno qui e ci terranno compagnia per tutta la serata. Passo subito a presentarvele: Esther Bonannella e Ilenia Tripoli. Benvenute, benvenuta Esther, benvenuta Elenia, due ragazze che sicuramente mi dicono noi vediamo solo esclusivamente il calcio in questo periodo perché ci sono gli europei, naturalmente, però per il resto approfittiamo e vediamo altro e ci dedichiamo ad altro, però hanno accolto la mia proposta e sono qui stasera e ci terranno compagnia. Sono due studentesse, ma soprattutto sono due belle ragazze, due brave ragazze, e ci terranno compagnia. Naturalmente siamo pronti probabilmente per la prima premiazione, poi passeremo naturalmente agli altri ringraziamenti di rito. Partiamo naturalmente con il campionato di Serie D, un campionato di Serie D stratosferico, tante siciliane che ha detto tanto ed è l'occasione sicuramente per tirare in ballo altri miei colleghi che si sono prodigati in questa stagione. Nello specifico sono appollaiati da qualche parte Paolo Bonafuoi e Davide Billa. Do un attimo la parola a Davide Billa, in 40 secondi dici un po' che cosa è successo in questa annata strepitosa di Serie D. E intanto buonasera e benvenuto Davide. Ciao Fabio, e grazie a te ogni anno per questo invito, è sempre un piacere essere qui con te. Devo dirti, una bella Serie D, finalmente molto, molto siciliana in vetta e poco in coda. Ecco, mettiamola così, perché è stata un girone che ha fatto felici ovviamente il Trapani, a cui vanno i complimenti per una stagione straordinaria. Straordinaria diciamo anche per merito di un Siracusa che fino quasi alla fine non ha mai mollato e poi si è visto, perché avere comunque tre siciliane nei primi cinque posti non è mai semplice. E poi per stringere un po' sul messinese, una buona annata anche per la nuova Igea Virtus, si è salvata senza grandi problemi, e ottima l'ennesima ottima stagione invece del Città di Sant'Agata. Per fortuna ha evitato problemi estivi, si è salvata proprio in questi ultimi giorni, quindi sarà un piacere rivedere sia la nuova Igea Virtus che il Sant'Agata nel prossimo campionato di Serie D, che a quanto pare si prospetta anche ancora più siciliano.
Benissimo, grazie Davide, sicuramente prezioso il tuo apporto durante il corso della stagione e quindi hai parlato del Sant'Agata sicuramente, passiamo con la prima premiazione perché quest'anno, come sapete, queste premiazioni da cosa emergono? Emergono da dei contest che la nostra redazione con il sottoscritto in testa lancia alla fine, alla fine della stagione e poi chi avrà ricevuto maggiori naturalmente voti sarà premiato e salirà su questo palco. Sicuramente quest'anno abbiamo inserito una figura importante, sicuramente sono tutte importanti, ma questa ci mancava all'interno del nostro premio Sergio Granata, ovvero il miglior direttore siciliano, naturalmente, del campionato di Serie D. Una bella lotta perché ce ne sono tanti e bravi, c'è Cammarata, c'era anche il buon Martello, ma alla fine a trionfare è stato Ettore Meli. Quindi accogliamolo con un applauso, il direttore sportivo, buonasera Ettore, direttore sportivo, ora naturalmente non è il direttore sportivo del Città di Sant'Agata, ma è fresco di nuova nomina naturalmente con la Cireale. Intanto è un piacere averti qua, sicuramente chi l'avrebbe mai detto che Ettore Meli avrebbe vinto questo premio, avrebbe abbandonato Sant'Agata, ma soprattutto, come diceva Davide, nel momento in cui c'era la possibilità che il Sant'Agata non facesse più un campionato, invece tutto si è risolto, tutto è bene quel che finisce bene, ma in questo momento dobbiamo pensare tinte granata. E intanto partiamo però da questa stagione straordinaria, come ha detto Davide. Intanto grazie mille per l'invito e per tutti quelli che mi hanno votato. Sicuramente questo premio è frutto degli anni di lavoro fatti a Sant'Agata, quindi oggi e qui in particolare si parla di Sant'Agata di più, mi sembra giusto. Sono stati degli anni meravigliosi, è stato un percorso difficile, lungo, partito dai campi di eccellenza. Poco fa parlavo con Santo Privitera di un po' di questo e adesso andiamo a fare un'esperienza che, come dicevi tu, non avrei mai immaginato di fare, però il calcio e la vita spesso sono imprevedibili. Mi fa molto piacere che a Sant'Agata sia arrivata una nuova cordata che proseguirà quanto è stato fatto. Il ciclo di quel Sant'Agata è finito e probabilmente era giusto che fosse così, quindi ora si apre una nuova era, poi sarà solo il tempo a dire se la mia scelta è stata una scelta giusta o in generale quello che dovesse accadere. Sicuramente sarà una scelta giusta. Intanto a premiare Ettore Meli sarà Esther, ma leggiamo prima la motivazione di questo premio e ce la legge la nostra Ilenia. Con competenza e professionalità plasma un gruppo grandioso raggiungendo l'ennesimo miracolo stagionale. E questa è la motivazione che accompagna i premi per il buon Ettore Meli. Naturalmente alla pergamena, che naturalmente la mettiamo in evidenza con il logo di ciò che abbiamo fatto girare in questi giorni, ci sono altri premi, naturalmente color cotto, l'amministrazione comunale di Naso, con delle paste alla mandorla fatte dalla pasticceria Italia ed anche l'orificio Rubino e poi un altro degli sponsor, Epica, che è sicuramente sempre accanto alla nostra kermesse. Grazie Ettore, grazie a voi. In bocca al lupo e non soltanto forza Sant'Agata dei Gia Virtus, anche forza Cireale pensando ad Ettore Meli. Grazie, un applauso ad Ettore. E allora, sicuramente come abbiamo detto, un ottimo interprete, Ettore Meli, che cercherà di portare avanti il discorso Acireale. Acireale Granata, è stata un'annata a tinte granata in Serie D, come abbiamo detto, e tanti presenti per cercare di riuscire a ottenere i premi grandi. Il primo a salire sul palco, perché c'è una particolare categoria, ovvero la categoria degli under, dove erano in lizza tre calciatori, Di Mauro dell'Acragas, Lanza del Licata, ma a spuntarla è stato Emiliano Pino del Trapani. Accogliamolo con un applauso, Emiliano Pino, calciatore importante, scopriremo la sua classe d'età. Benvenuto Emiliano, accomodati. Lui sicuramente giocava a Trapani, ma è di origini milazzesi, se non andiamo errati, quindi naturalmente è dalle nostre parti.
Emiliano, sicuramente è una stagione stratosferica, avete... è mancata solo la ciliegina sulla torta, però sicuramente una stagione a dir poco straordinaria, ma poi avete una squadra super professionista con un organico ormai da Serie A, ma soprattutto con una organizzazione da Serie A. Sì, è stata un'annata fantastica, noi già a inizio anno sapevamo di dover vincere a tutti i costi, non si pensava con questa continuità e senza mai perdere una partita in campionato. Ringrazio la società, lo staff, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno votato per questo premio. Sicuramente tu sei un giovane e quindi tanti grandi calciatori all'interno di questa squadra, costruita naturalmente sapientemente dai direttori, ma sicuramente anche con il guizzo del presidente Antonini, che sappiamo che è una persona molto ma molto passionale. Quindi quanto hai appreso da questi grandi campioni che ruotavano intorno a questo spogliatoio, a questo Trapani che quest'anno ha fatto, come hai detto tu, meraviglie? No, sì, imparato sicuramente tanto, stare accanto a Kragel, Cocco, Sabatino, Cristini, ora non me ne voglia chi non nomino, ma sono tantissimi, si impara tantissimo, gente che ha giocato in Serie A, Serie B, poi il presidente appunto è molto ambizioso, dà tanto ma chiede allo stesso tempo tanto, c'è da ringraziare lui e poi tutti i miei compagni perché sono stati grandiosi quest'anno. Assolutamente sì. Allora, a premiare Emiliano Pino sarà Ilenia, la motivazione la leggerà Esther, questa la motivazione per il premio. Giovane talento in grande crescita, si destregge egregiamente grazie alla sua versatilità, conquistando tutto e tutti. E questa è la motivazione per Emiliano Pino con naturalmente con i premi di riferimento. C'è un premio, perché non ci siamo dimenticati, noi abbiamo ricordato, il premio a Sergio Granata, che ha rappresentato il nostro direttore e che è mancato 4 anni fa. Sicuramente all'interno di questa kermesse noi dallo scorso anno abbiamo inserito anche una particolare classifica, ovvero la top 11 Emily, perché Emily o Emilio ha rappresentato il mio primo regista quando abbiamo iniziato a cimentarci all'interno dei campi di calcio. Quindi siccome lui aveva in mente sempre di dire, mi diceva sempre, Fabio, dobbiamo organizzare una top 11, e allora purtroppo lo abbiamo organizzata, ma lui ci guarda dall'alto insieme a Sergio Granata. Quindi questo, tu fai parte della top 11, ovvero tra i migliori di tutti quelli che ci sono qui, un quid in più rispetto agli altri, sei anche un under, quindi a maggior ragione gli under sono tanta roba, quindi questo è un altro premio importante. Grazie Emiliano, buone vacanze perché siamo quasi pronti per ritornare in campo. Grazie Emiliano, un applauso al calciatore del Trapani. Andiamo avanti velocemente, sicuramente una stagione straordinaria, come abbiamo detto, con tanti interpreti, ne ha nominati alcuni Emiliano, ma non soltanto del Trapani, ci sono stati anche delle altre grandi squadre, ne parlava poco fa Davide, sicuramente il Siracusa ha tenuto testa fino ad un certo punto alla compagine del Trapani, ma poi quando c'è stato lo stacco definitivo la squadra del presidente Antonini ha fatto man bassa. Ma il giocatore votato in assoluto come migliore è stato un calciatore del Siracusa che in questo momento purtroppo per noi, ma per fortuna per lui, è in vacanza, ma ha delegato una persona per poter ritirare il premio. Erano in 3 in lizza per la vittoria finale e alla fine ci è riuscito lui, erano Convitto del Trapani, Garufi del Ragusa, ma a trionfare è stato il giocatore, capocannoniere anche del campionato, Giuliano Alma. Non è presente qua lui, ma c'è un suo delegato, Giorgio Frisenda, che lo accogliamo con un applauso e ritira il premio per Giuliano. Ciao Giorgio, allora tra le altre cose tu sei, quando ti ho visto arrivare ho detto ma Giorgio Frisenda io lo conosco ed è un ragazzo dalle nostre parti, so che c'è un nesso e una parentela con Giuliano Alma e quindi quale migliore occasione, perché il buon Giuliano è in vacanza meritata a Cuba e quindi a maggior ragione non era facile essere presente qui. Sì, per me è un onore essere qui tra tutti questi grandi giocatori e dirigenti e anche allenatori. C'è una cornice di gioco, appunto, di prestigio e sono onorato di ritirare questo premio.
Allora, io conosco poco Giuliano, però da quel che mi hanno detto è una persona umile, professionale, lui è sempre al servizio degli altri, quindi meritatissimo questo premio e ti poteva portare a Cuba con te o andrai sicuramente a Niscemi a portarglielo tu di persona. Più probabile a Niscemi. Più probabile a Niscemi. E allora, qual è la motivazione che leggerà la nostra Ilenia mentre Esther consegnerà i premi? Vero e proprio totem, leader letale e incisivo, dimostra tutto il suo valore ergendosi a protagonista indiscusso. E questa è la motivazione, con color cotto naturalmente, con le consuete con i consueti regalini naturalmente, come vedete, per Giuliano Alma, ma in questo caso è Giorgio Frisenta. Grazie Giorgio e ci vedremo presto naturalmente con te. Chiudiamo il discorso di Serie D perché naturalmente tutti questi grandi calciatori è normale che sono guidati da dei tecnici esperti, dei tecnici navigati, dei tecnici in rampa di lancio o dei tecnici che provengono, come spesso e volentieri io parlo con questo mister, dai campi polverosi e finalmente arrivano alla grande ribalta. Direi che erano tre, gli allenatori siciliani molto ma molto avvezzi. In tre sono arrivati nella nomination Ignoffo del Ragusa, Pidatella del Canicattì ed Alfio Torrisi del Trapani. A trionfare in lungo e in largo Alfio Torrisi. Accogliamolo con un applauso il tecnico del Trapani. Buonasera mister, benvenuto. Convenevoli di rito con le ragazze. E allora, mister Torrisi, abbiamo parlato con Emiliano e sicuramente ha avuto tanto in questa stagione, ha parlato dei suoi compagni, ha parlato del presidente, non ha parlato di Alfio Torrisi, non sappiamo per quale motivo, ma credo che abbia fatto tantissime presenze, qualcosa o più di un qualcosa Alfio Torrisi ha dato ad Emiliano Pino e a questa squadra. E io dico questo, non era facile vincere questo campionato, perché c'era un macigno, basta sbagliare un qualcosa e tutti sarebbero saliti addosso ad Alfio Torrisi, non gli ha dato la possibilità. Ma intanto buonasera a tutti, per me è un onore e un piacere essere presente in questa location con questa gente ed sono veramente felice. Ma Emiliano ha detto che ha ringraziato tutti, compreso lo staff tecnico. Abbiamo fatto penso un campionato importante, lo dicono i numeri, penso che Alfio Torrisi ha fatto semplicemente il suo dovere, il compito per cui sono stato chiamato l'anno scorso era quello di portare il Trapani in Serie C, sono riuscito a farlo con egregi numeri e risultati e quindi penso che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Poi abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo trovato avversarie in campionato forti e importanti con le stesse nostre ambizioni, come Siracusa, come Vibonese e come Regina, che anche se è partita in ritardo aveva ben espresso il pensiero chiaro di provare a vincere il campionato. Purtroppo per loro abbiamo fatto meglio noi. È stata la stagione perfetta, o quasi, abbiamo vinto contro la nostra diretta concorrente in casa, in una serata magica, perfetta, davanti a 8.000 persone al provinciale. Quindi i meriti vanno a tutti, in primis al presidente, ambizioso, che ha costruito qualcosa di spettacolare dentro e fuori dal campo, da non poter raccontare, perché raccontare quello che fa Antonini e quello che ha creato a Trapani potremmo perdere forse di credibilità, perché è difficile veramente da far credere quello che viviamo giornalmente. Ha una piazza che merita sicuramente il professionismo e penso che poi siamo riusciti a fare appunto numeri importanti, finire imbattuti, numero di gol subiti pochissimi, tanti gol fatti, però ripeto, è giusto dire che avevamo questo compito e lo abbiamo rispettato e abbiamo raggiunto l'obiettivo. Rispetto per tutti, paura per nessuno, la Lega Pro adesso ha un nuovo tecnico pronto per sbalordire anche con il Trapani, perché sei stato riconfermato, quindi si riparte da Alfio Torrisi. Ma diciamo che ci sarà un altro arduo compito, mi piace essere sempre in discussione, farò una nuova categoria, l'ho fatta la Serie D il primo anno a Paternò,
quando tutti ci davano per spacciati, e penso che abbiamo fatto un campionato straordinario, una squadra di giovani, siamo stati in testa fino a novembre, abbiamo chiuso il girone d'andata secondi a 5 punti dalla Cavese. Abbiamo fatto bene l'anno scorso a Trapani, abbiamo fatto bene ancora quest'anno, bisogna andare avanti, bisogna essere sempre messe nelle condizioni per poter fare bene. Io ho la fortuna di allenare una squadra importante, con una società importante che sicuramente sta mettendo i mezzi per fare qualcosa di serio anche nella prossima Serie C. Sarò lì a giocarmi le mie carte, come ho sempre fatto, non andrò in vacanza, lavorerò giornalmente per cercare di prepararmi al meglio questa mia grandissima opportunità che non era affatto scontata. E quindi speriamo di fare bene. Io penso che ci sono due cose nella vita che non devono mai mancare a me personalmente, che sono la perseveranza e la fede, e poi tutti gli obiettivi si possono sempre raggiungere, purché siano coltivati e poi con buon auspicio. Benissimo mister, allora applausi meritati per la stagione, premia Ilenia, ma la motivazione la lasciamo alla nostra Esther. Vero e proprio valore aggiunto stagionale, innovativo e competente, delizia l'intero ambiente Granata. E questa è la motivazione, naturalmente il buon mister Alfio Torrisi e anche il tecnico top insignito, entra di diritto nella top 11, avendo vinto il campionato col Trapani e naturalmente anche la Coppa. Grazie mister, allora non ti posso dire buone vacanze, visto che hai detto che non vai in vacanza, e quindi a maggior ragione pronti di nuovo in campo. E abbandoniamo la Serie D naturalmente, perché è un campionato che ci ha dato tantissime soddisfazioni e tante ce ne darà il prossimo anno, nessuna retrocessione, diceva Billa, e tante squadre che sono giunte in questo campionato, ma è il momento di far salire sul palco sicuramente il nostro presidente, possiamo dire, regionale, che ci segue sempre e comunque, e oggi è in mezzo a noi, sta per arrivare il presidente Morgana. Accogliamolo con un applauso. Buonasera presidente. Buonasera. Come vuole, è uguale. Allora presidente, in genere ci siamo visti in più di un'occasione in questa annata, adesso non siamo a bocce ferme perché dobbiamo ripartire, lei domani tra le altre cose avrà una finalissima, quindi siamo sempre sul pezzo, come possiamo dire, però è normale che la domanda è di rito. Chiudiamo questa stagione facendo un bilancio per un'annata strepitosa sotto l'aspetto sportivo e crede anche sotto l'aspetto vostro burocratico e quant'altro. Sì, lo ripeto ormai da qualche giorno, è stata una stagione strepitosa, straordinaria, probabilmente la migliore del dopo Covid. Abbiamo, come dire, confermato dei campionati eccellenti, il campionato di eccellenza, il campionato di promozione, di prima categoria, con squadre forti, rappresentanti di centri importanti, con la Nice e l'Enna che hanno vinto il campionato di eccellenza, grazie, poi tutte le altre a seguire, quindi un bellissimo campionato, una bellissima stagione, la quale per la prima volta abbiamo fatto il campionato Under 15 e Under 17 Elite, nell'ambito della riforma che io avevo annunciato al momento in cui sono stato eletto e che abbiamo realizzato. Questa riforma ha dato maggiore qualità ai campionati di settore giovanile, la conferma ce l'abbiamo avuta ieri a Castiadas in Sardegna, perché la rappresentativa siciliana ha vinto il trofeo Piras incontrando le migliori rappresentative italiane, il Piemonte, la Sardegna, la Toscana, il Lazio e l'Umbria, le ha battute tutte, le ha battute senza problemi, abbiamo trionfato e diciamo che è il trionfo di tutto il sistema calcistico siciliano. L'ultima cosa che ha dato conferma al fatto che è stata una stagione straordinaria è anche la questione del nostro punto debole, no? Che è quello della violenza. Noi facciamo il punto sulle aggressioni agli arbitri. L'anno scorso abbiamo avuto 45 aggressioni agli arbitri, è stata una stagione pesante da questo punto di vista. Quest'anno sono scese a 26, quindi significa che il lavoro che noi stiamo facendo è sempre un problema, sarebbe un problema anche se ce ne fosse uno soltanto, ma a testimonianza del lavoro che stanno facendo nelle delegazioni provinciali i nostri nuclei antiviolenza, con la partecipazione di tutte le componenti, con la partecipazione
le forze dell'ordine, con la partecipazione dei tifosi, vuol dire che sta dando risultato. Quindi il problema di ordine culturale ci impegna molto e andremo avanti in maniera convinta su questa strada. Benissimo. Propositi per la nuova stagione in breve, perché c'è tanta bella gente, quindi dobbiamo ascoltare e premiamo anche lei. Noi speriamo di riconfermare l'asset che abbiamo avuto quest'anno, ne siamo convinti, però la cosa più importante che un altro anno faremo sarà il torneo delle regioni. Ci saranno le 20 rappresentative regionali in Sicilia, le ospiteremo, faremo 5 gironi nelle varie province siciliane, poi faremo le finali a Giardini e Taormina, in un contesto nel quale non vogliamo dare attenzione semplicemente all'elemento sportivo, al fatto sportivo, anche a quello, però vogliamo promuovere le nostre strutture, vogliamo promuovere le nostre città, vogliamo promuovere il nostro territorio, vogliamo promuovere i nostri beni monumentali e paesaggistici, vogliamo promuovere la Sicilia. Questo è l'impegno che tutti dobbiamo avere in questa occasione. E guarda, mi prendo gli ultimi minuti, poi purtroppo la devo salutare perché devo tornare a casa e poi domani mattina sono a Gancia di pomeriggio al torneo delle Madonie. Quello che io chiedo a tutti, alle società, ai dirigenti, ai miei amici, ai miei collaboratori. Il torneo delle regioni è una grande occasione per la Sicilia e non è il torneo delle regioni di Sandro Morgana, deve essere il torneo di tutti, ognuno lo deve sentire come il suo torneo delle regioni e dobbiamo fare in modo che quelli che vengono in Sicilia possano cogliere le cose più importanti della Sicilia, cioè i colori, gli odori e i sapori della Sicilia e fare una grande attività di promozione del calcio siciliano e della nostra terra. Benissimo, siamo tutti d'accordo su quanto detto sicuramente dal Presidente Morgana. Allora, noi abbiamo un premio per lei come Presidente e abbiamo una pergamena senza motivazione. Solo ed esclusivamente abbiamo scritto due semplici parole. Missione compiuta, perché grazie. Credo che sia stato un altro anno, come abbiamo detto, grazie. Col bicchiere abbastanza grazie. Pieno. Grazie, mi piace moltissimo l'idea. Sarà incomitato nella mia stanza e mi ricorderà di lei, di Antenna del Mediterraneo, di questo teatro bellissimo del sindaco che ho appena conosciuto e che poi vi dirà qualche notizia importante sulla struttura di Naso e che credo possa, come dire, agevolare anche la partecipazione non soltanto dei nasitani all'attività sportiva ma di tutte le realtà nebroidee. Grazie Presidente e complimenti anche a voi della Federazione. Allora, lo tengo io questo microfono perché scendiamo di categoria naturalmente, si è parlato di Serie D, squadre che sbarcheranno in Serie D ed è stata una stagione trionfale sicuramente per tutte le squadre. Ho parlato con Davide Billa per quanto riguarda il campionato di Serie D per fare un po' il sunto, stavolta lo voglio fare con un carissimo amico mio, infatti questo microfono facciamo tutto qui in diretta. Lucio, se lo fai avere al signor Silverio, che è in quarta fila, mi dirà in un minuto che campionato di eccellenza Girone A è stato quello edizione 2023-2024. Intanto ciao Alessandro e grazie ciao, per la tua presenza. Grazie a te. Ma è stato sicuramente un campionato appassionante dove due squadre hanno lottato, si può dire, sino alla fine, la Nissa e la Profavara. La Nissa sicuramente è stata molto più continua, abbiamo visto e ha saputo rialzarsi in momenti, in un unico momento difficile che è stato proprio quello della sconfitta casalinga con la Profavara, arrivata in maniera diciamo un po' rocambolesca. Però la forza di volontà, la forza del gruppo ha premiato questa squadra che sicuramente può continuare nel corso degli anni, vedremo cosa succederà la prossima stagione, a poter dare soddisfazione ai tifosi. La Profavara poi ha avuto questo approccio con i play-off che non è stato positivo. In casa, dopo il pareggio sul campo del Pompei, che sembrava diciamo, lasciar pensare a qualcosa di positivo nella gara di ritorno, davanti a un grande pubblico, la squadra si è come inceppata, forse troppo carica, troppo nervosismo prima della partita, e contro un avversario che poi ha dimostrato, abbiamo visto anche domenica scorsa col Modica, di essere veramente una corazzata di questi play-off.
e che purtroppo dobbiamo dire, perché c'è una siciliana, sembra favorita, però tutto può succedere. Comunque un campionato avvincente, ci sono state anche delle rivelazioni importanti, quindi sicuramente una stagione veramente positiva. Io parlo del girone A, quello di mia competenza. Naturalmente, ti ho chiesto questo, Alessandro, e ti ringrazio per la tua per il tuo prezioso contributo, non soltanto oggi. E sbarchiamo quindi in questo campionato di eccellenza girone A, perché come abbiamo detto una squadra ha vinto il campionato, e quindi la Nissa è riuscita a sbaragliare la concorrenza, e quindi abbiamo qui sul palco il massimo esponente della compagine biancoscudata, ovvero il presidente Giovannone. Lo accogliamo con un applauso, che ha portato la Nissa dopo qualche anno in Serie D. Arriva il presidente Giovannone, sicuramente altro, stiamo parlando di presidenti che hanno fatto tanto, eccolo, arriva sul palco il presidente. Buonasera presidente, benvenuto. Grazie a tutti. Allora presidente, siamo arrivati l'anno scorso dicendo che sarebbe stato un campionato dove la Nissa sarebbe stata protagonista, e quindi questo avete detto e questo avete fatto. Sicuramente lei è il principale esponente, ma ha trovato certamente un gruppo in toto veramente che le ha dato ampie soddisfazioni. Sì, vedo anche il presidente dell'Enna, che saluto. Voglio dire, l'Enna sicuramente nell'altro girone ha vinto meritatamente il campionato, e saremo tante squadre in Serie D siciliane, 12, 13 forse, se sale anche il Modica. Ma voglio continuare sulle parole del nostro addetto stampa Alessandro Silverio, che chiaramente lui sono 20 anni che è nella Nissa, però abituati con la modestia, ed è giusto che rimanga la modestia, però vedremo cosa faremo l'anno prossimo. Ha detto l'anno prossimo lotteremo per vincere il campionato e asserire subito in Serie C. Visto già quindi, subito, quindi non si nasconde il presidente. Mi sa che allora ho indovinato a fare un qualcosa che ora probabilmente la stupirà. Intanto consegniamo la pergamena al presidente della Nissa per la squadra che ha vinto il campionato di eccellenza girone A. Arrivano i premi, ma la motivazione naturalmente la leggerà Esther. Memorabile cavalcata, frutto della minuziosa e lungimirante programmazione, elementi che hanno condotto i biancoscudati in quarta serie. E questa è la motivazione della vittoria del campionato per la Nissa. La Nissa che vince questo campionato, ci sono anche gli altri premi di riferimento, però il presidente Giovannone sarà premiato con una targa come miglior presidente del campionato di eccellenza girone A. E questa targa ha una motivazione ben precisa, se riusciamo ad avercela. Così ecco cosa è stato scritto. Promessa mantenuta, siamo di passaggio. Ma siamo di passaggio non soltanto nelle t-shirt della squadra quando ha vinto il campionato, ma per come ha detto lei, siete di passaggio anche in Serie D, lo possiamo confermare? Ma in Serie D sarà più difficile, anche perché in Serie D avremo l'Enna, quindi sarà dura, e tante altre squadre, tutte meritano rispetto, tutte 16, 17 le altre rivali, ma ecco, abbiamo stanziato un budget utile per lottare per la vittoria. Quello è l'obiettivo è di arrivare ai primi, ma sì, con l'umiltà della matricola, ma puntiamo al massimo. Allora, tante conferme, le chiedo solo questa, ma ancora manca il primo colpo, lo vogliamo svelare adesso? Non possiamo, perché il presidente dell'Enna è pronto a poi fare l'asta, non faremo asta, il 1° luglio ufficializzeremo le bombe di mercato. Benissimo, allora grazie presidente e complimenti per questa stagione, naturalmente grazie, ci rivedremo il prossimo anno vincendo il campionato di Serie D. Sì, e allora andiamo avanti con le prossime premiazioni, perché come dicevamo andiamo ai premi singoli per i calciatori. Sì, ecco, ci siamo dimenticati
i premi per il presidente Giovannone. Dicevamo, allora abbiamo lanciato questi contest e quindi nel campionato invece di eccellenza rispetto alla Serie D partiamo dal miglior portiere fino ad arrivare naturalmente al miglior direttore sportivo anche in questa occasione. Naturalmente faremo tre premi in uno perché purtroppo, e questo sta a significare che i contest sono stati lanciati, le vittorie ci sono state, ma i signori che non ci sono riceveranno il premio perché sono fuori sede. In questa occasione il miglior portiere è stato nominato il portiere della Nissa Antonio Elezzai, il miglior difensore Barrera e il miglior attaccante e capocannoniere Agudiak. Non sono tutte e tre qui perché Barrera e Agudiak sono in Argentina, mentre il portierone è a Torino e quindi non è potuto venire. Naturalmente a ricevere il premio un esponente Nissa, ancora una volta Alessandro Silverio. Eccolo Alessandro Silverio, sicuramente prezioso come sempre, lo abbiamo ascoltato poco fa, sta diventando una star in questa serata e quindi ha maggior ragione, ma è qui perché rappresenta, come ha detto il presidente, da 20 anni la Nissa e quindi questa è una doppia soddisfazione. Tre calciatori, ti chiedo solo esclusivamente premio sicuramente strameritato, qualcuno avanti come con gli anni come Agudiak, Barrera invece delle Zai che avevano già vinto lo scorso anno con l'Agragas, tre prospetti importanti. Tre dei tanti che hanno fatto la differenza in questa occasione. Sono tre certezze, sicuramente dobbiamo dire tre giocatori che sono stati già organizzati bene per vincere il campionato di eccellenza, dovevano arrivare a Caltanissetta per dare il loro contributo e ci sono riusciti, cioè delle vere e proprie garanzie, giocatori messi nel loro posto da un direttore come Ernesto Riussello, davvero preparato, poi magari ne parlerete dopo con lui, e il mister che naturalmente sceglie insieme al direttore i giocatori che poi fanno parte della rosa, un sistema già collaudato, diciamo. Tre sicurezze per questa Nissa. Tra le altre cose, sì. Due su tre sono già stati confermati, il terzo sì. Non sappiamo nulla Allora, andiamo a leggere le motivazioni per i tre vincitori, cominciando da Antonio Elezzai. La leggo io, dai ragazzi, faccio qualcosa anch'io. Baluardo quasi insuperabile, propina sicurezza all'intero reparto, guadagnandosi la palma di migliore, e dovremmo avere la pergamena. Juan Barrera, invece, prezioso interprete del ruolo, incarna lo spirito sudamericano, divenendo impreteribile nella terza linea nissena. A chiudere Iva Agudiak, che è stato anche il capocannoniere di questo campionato, inesorabile goleador, abbina senso del gol a spietatezza sotto porta, risultando fertilissimo in area di rigore. Quindi sarà cura tua riconsegnare ai ragazzi con queste sono per te, ti addolcisci la bocca naturalmente quando farai la strada di ritorno. In viaggio. Alessandro, io ci siamo sentiti in più di un'occasione, è scoccata la scintilla fra me e te, lo sai, quando abbiamo capito da che parte stiamo, ma non lo rendiamo pubblico. Ma detto questo, io ti voglio ringraziare pubblicamente perché nel corso dell'anno sei stato veramente un prezioso collaboratore e che benvengano le persone come te perché c'è stato sempre un rapporto splendido. E già il fatto stesso che mi ha detto che vuoi che facciamo un gruppo di Serie D già fare. Mi hai messo una pulce nell'orecchio e chissà che magari diciamo mi hai dato l'input. Ci sarà grazie, modo. Grazie Alessandro e grazie a te e ai ragazzi naturalmente che sono bravi e cui va un applauso visto e considerato che non sono qui presenti. Continuiamo la carrellata di premiazioni rimanendo in eccellenza Girone A, non tutta Nissa, c'è anche un qualcosa che va oltre la compagine bianco scudata perché il miglior under della stagione, naturalmente in lizza ce n'erano tre e non c'era un under della compagine della Nissa, quindi già questa è una notizia, ovvero Barbera dell'Aspra, San Nasardo dell'Oratorio Marineo e Suarez della super giovane Castelbuono. A vincere il premio come miglior under è stato proprio Mattia Barbera dell'Aspra. Eccolo, arriva in questo momento, accogliamolo con un applauso, Mattia Barbera, ben arrivato,
E come dicevamo, tra virgolette, le stranezze del calcio. L'Aspra, che quest'anno è arrivata in eccellenza, però purtroppo non è rimasta in eccellenza perché alla fine è retrocessa, però un premio importante per un ragazzo come te che ci eri arrivato vicino lo scorso anno, eri nelle nomination, però alla fine poi non sei stato insignito del ruolo di top della categoria. Invece quest'anno sicuramente alla fine ce l'abbiamo fatto ed una soddisfazione alla fine di una stagione un po' particolare, come abbiamo detto, culminata purtroppo con l'abbandono di questa categoria per la tua squadra. Sì, vabbè, sicuramente sono molto orgoglioso e contento di vincere questo premio. La società Aspra comunque in questi anni ha dimostrato di essere una società comunque che ambiva a vincere, infatti ha vinto 5 campionati di fila, io ho fatto parte di questi due vittorie, di questi due campionati in prima categoria e in promozione. Quest'anno in eccellenza sicuramente le cose non sono andate per come speravamo, ma nonostante questo io ho cercato sempre di dare il massimo nel mio piccolo e quel massimo oggi mi ha portato oggi a vincere questo premio. E ovviamente mi pongo degli obiettivi importanti per la prossima stagione perché miro a fare tante bene, a crescere sempre di più, quindi io comunque ringrazio la società e tutti i miei compagni che mi hanno permesso in questi anni di crescere e sicuramente ringrazio anche la mia famiglia e la mia ragazza che oggi sono qua presenti per accompagnarmi nel mio percorso calcistico e spero di vincere tanti altri premi come questi. Bravissimo Mattia, diciamo parole abbastanza chiare di un ragazzo che anche se è giovane, è tuo premio a Esther e quindi la motivazione la legge Ilenia. Giovane di belle speranze, sciorina una stagione frizzante, guadagnandosi la meritata celebrità. E questo, il tuo premio naturalmente con gli omaggi dell'amministrazione comunale, naturalmente anche di Oleificio Rubino e anche del Pastificio Italia ed anche naturalmente Epica, una birra buona e quindi potrai alzare il gomito prima di ritornare in campo. Grazie e complimenti per la grande stagione. Mattia Barbera ha parlato sicuramente di una ottima stagione con ottimi interpreti, grandi compagni, ma tutti questi ragazzi, tutti questi calciatori devono essere coadiuvati e soprattutto bacchettati dai tecnici che sono importanti in questa categoria. Ce ne sono stati tanti in questa stagione che hanno fatto bene, i nomination erano 3, ovvero Bognanni della super giovane Castelbuono che ha fatto una stagione strepitosa, Catalano della Pro Favara e a chiudere anche rigorosamente dico in ordine alfabetico Terranova della Nissa. Il miglior allenatore stagione 2023-2024 lo accogliamo immediatamente, Nicola Terranova della Nissa. Ed eccolo qua. Lo scorso anno non era presente per una febbre che capricciosa che lo ha tolto dalla nostra kermesse. Mi viene da ridere perché ieri quando parlavamo con le ragazze, visto le ragazze già ridono, spiegavo un po' come si snocciolava la nostra puntata, allora gli ho detto, allora quando arriviamo sul palco, che so, io chiamo Terranova, mi sei venuto in mente, quindi le ragazze erano incuriosite di conoscere Nicola Terranova, ma Nicola Terranova lo conosco, gli ho detto io che sei... Io voglio bene a tutti, ma con te c'è un rapporto particolare, quindi a maggior ragione non sarebbe nemmeno mia moglie che ogni tanto ci mandiamo qualche cuore, quindi questo significa che abbiamo un rapporto strepitoso e sono contento che sei qua e soprattutto che hai incassato anche la riconferma e come mister Torrisi non si stacca un attimo perché si riparte di nuovo, già lavorate anche il sabato, diceva il presidente, quindi oggi però ve la siete diciamo presa. E innanzitutto buonasera a tutti. Sì, abbiamo fatto un grande campionato, tra l'altro è un campionato dove sulla carta non partivamo favoriti, anche perché si parlava di un Favara che già aveva confermato un gruppo della passata stagione e quindi abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, un percorso che è iniziato il 24 e poi ci ha portato ad aprile a primeggiare anche sembrando un po' facilmente, però non è stato così, fino alla fine il Favara ci ha dato filo da torcere. È stato un campionato difficile dove siamo stati bravi e soprattutto è stato bravo il presidente dopo la sconfitta col Favara a tirare sull'ambiente, a fare capire che non era successo niente. Da lì poi abbiamo fatto su 10 partite 9 vittorie e un pareggio che ci hanno consentito poi di vincere il campionato. Adesso tutto questo fa parte del passato, abbiamo un presidente ambizioso, un presidente
che vuole vincere, c'è un allenatore, un direttore ambizioso, abbiamo giocatori che prima di essere dei giocatori sono degli uomini, quest'anno non sono mai entrato dentro lo spogliatoio per parlare di altro, abbiamo parlato solo di campo e di questo devo essere contento e devo ringraziare soprattutto loro che vanno in campo a riportare quelle che sono poi le mie idee. Io volevo ringraziare ulteriormente la Nissa perché qualcuno mi ha detto quando avete vinto il campionato adesso la Nissa si rilassa. Io ho detto conoscendo Terranova mi sembra complicatissimo e così è stato, come hai detto tu avete continuato a macinare punti perché siete una squadra sicuramente sempre sul pezzo e che non vi fermate mai come ha detto il presidente, quindi un altro ulteriore attestato di stima ad un ambiente, a una società e a un tecnico ti conosco io che non molli un centimetro nemmeno quando giochi a briscola. Abbiamo provato a fare quello che ci piace fare, cioè dire vincere, penso che tutti usciamo da casa, soprattutto quelli che fanno sport escono da casa per vincere, quindi abbiamo provato a farlo fino alla fine e ci siamo riusciti, avevamo dei piccoli record da raggiungere, ci abbiamo provato e ci siamo poi riusciti. Poi ti ripeto, quando c'è una società che ti fa lavorare così bene, quando c'è dei giocatori così disponibili, così professionisti, perché di questo si tratta, noi di tutto si può parlare tranne che di dilettantismo, quindi parliamo di una società che è pronta, ambiziosa, chiaramente il campionato di Serie D è diverso, io e il direttore ritorniamo a fare la D dopo qualche anno, il campionato non è il campionato d'eccellenza, sappiamo che ci sono squadre con testi che sono già pronti per affrontare un campionato così importante, noi dobbiamo essere bravi nell'adattamento del campionato stesso, se saremo bravi probabilmente daremo filo da torcere a tutti. Beh, direi che il presidente ha avvisato i naviganti, quindi darete del filo da torcere sicuramente. Premierai Ilenia, ascoltiamo la motivazione del premio a Mister Terranova, grazie alla nostra Esther. Professionista zelante del settore, stupisce per la sua sapienza calcistica, concedendo il bis nella categoria. E questi premi per Mister Terranova, che è arrivato primo in campionato, naturalmente un altro è del buon vino sicuramente, delle nostre zone, quindi a maggior ragione ci sarà la possibilità di fare qualche brindisi, magari con il primo colpo di mercato che non ci ha voluto svedare Giovannone, quindi chissà magari in separata sede me lo dirai tu, visto e considerato che abbiamo questo bel rapporto, o no, o magari lasciamo stare, dai, lo scoprirò il 1° luglio. Meglio farli il presidente. Grazie Nicola, grazie a te, complimenti per questa stagione strepitosa di Nicola Terranova. Chiudiamo perché come abbiamo detto da quest'anno abbiamo inserito un'altra categoria, ovvero quella dei direttori sportivi siciliani, ci tengo a precisare perché si parla di Sicilia, come ha detto il presidente Morgano, dobbiamo cercare di portare avanti la nostra terra. In lista c'erano tre praticamente direttori sportivi, Longo della Profavara, Russello della Nissa e Ivano Vetere della super giovane Castelbuono. Tutti e tre hanno fatto una grande stagione, ma a trionfare è stato Ernesto Russello della Nissa. Accogliamolo con un applauso, Ernesto Russello. Le ragazze mi guardavano, ma con un colpo d'occhio abbiamo sistemato tutto. Allora, è facile arrivare adesso, dopo che sono arrivati Terranova, che è arrivato il presidente Giovannone, che cosa devi dire tu a questo punto? Io ti faccio i complimenti, per il resto vedi se puoi chiosare tu per questa stagione straordinaria della vostra compagine. Intanto grazie per il riconoscimento, poi riceverlo da un professionista come te vale doppio. Non esageriamo, Ernesto. Vabbè dai, la nostra cavalcata tra virgolette di quest'anno è nata nel momento in cui a maggio ci siamo visti col presidente e quella cosa che mi ha colpito di più era la gran voglia di questa persona di venire a investire in Sicilia e di cercare di vincere subito. Da lì ho avuto un intuito perché sarà sicuramente una Nissa duratura nel tempo e con un presidente ambizioso e anche i soci di minoranza che sono in tanti che credono e sono tifosissimi di questa squadra. È stato semplice, come hai detto tu, basta guardarvi negli occhi, ma c'è stato qualche momento della stagione, magari come ha detto il mister Terranova quando c'è stato il discorso della sconfitta con la Profavara, che
un po' avete vacillato, oppure probabilmente dalle eventuali sconfitte cocenti si riparte molto più agguerriti? No, io penso che la Nissa ha vinto il campionato il giorno dopo che ha perso col Favara, che ho visto entrando il martedì nello spogliatoio, ho visto negli occhi i ragazzi, nessuno aveva la testa bassa, da lì si è ripartito subito, abbiamo fatto, come ha detto il mister, 9 vittorie un pari, abbiamo vinto con 3 settimane di anticipo il campionato. Benissimo, e allora non ce n'è stata per nessuna sicuramente. Allora premierà Ilenia, ecco la motivazione della vittoria del premio di Ernesto Russello. Predispone un gruppo omogeneo, lavorando con estrema competenza, risultando dirigente top. E questa è la motivazione per questo premio, naturalmente, color cotto, epica, gli omaggi dell'amministrazione comunale e la pergamena della nostra redazione. Grazie Ernesto, buon lavoro, come diceva il Presidente non vi fermate un attimo, ci sono i social e si vedono tante foto di voi, il sabato, la domenica, questo e quell'altro. Ti volevo chiedere una cosa velocemente, così chiudiamo. In genere quando la Nissa vince la partita la domenica e giocate in casa, poi Alessandro Silveri organizza la spaghettata, tu fai parte di quella combriccola o no? Poche volte, va bene, troveremo. Grazie Ernesto, un applauso al direttore sportivo, confermato anche lui per questa stagione. Ci siamo, adesso chiudiamo il campionato di eccellenza Girone A e lo chiudiamo naturalmente con il miglior centrocampista, ma soprattutto con il miglior giocatore in assoluto di questo campionato. Ne ha vinti pochi di campionati, ma sicuramente questa volta ha battuto la concorrenza in questa speciale graduatoria di importanti giocatori. E qui lo accogliamo con un grossissimo applauso, Santo Privitera! Eccolo qui, Santo Privitera, sicuramente non nuovo al premio Sergio Granata, perché lo scorso anno si è preso un anno sabbatico perché ha vinto un calciatore della nuova Egea Virtus, è arrivato dietro la porta, ma quest'anno, visto che a maggio già la Nissa ha vinto il campionato, era destino che tu dovevi tornare qui sul palco. Stagione straordinaria, tra non molto scopriremo qualche numero, però quando si vince c'è Santo Privitera in squadra. Dai, diciamo che è stato un anno molto bello perché alla fine abbiamo fatto dei numeri strepitosi, grazie a quelli che mi hanno votato per questo premio. Diciamo che hai battuto la concorrenza nello specifico, diciamo, di gente come Acutiac, come Ficarrotta, quindi sicuramente tanta roba. Sotto l'aspetto dei centrocampisti c'erano tantissimi altri come Vito Lupo, quindi a maggior ragione era importante naturalmente rimanere sempre sul pezzo, e questi sono dei riconoscimenti importanti, e sta a significare che tu, abbiamo dato qualche bottiglia di vino, più vai avanti con gli anni e più diventi ottimo per tutte le categorie, ma soprattutto per tutte le squadre. Dov'è questo segreto? Qual è questo segreto? No, non c'è nessun segreto, c'è solo la voglia di migliorarsi, e fortunatamente ci sto riuscendo anno dopo anno, più grande mi faccio e credo che sto migliorando tantissimo. Sei d'accordo con quello che ha detto il Presidente, che dovete essere di passaggio anche in Serie D? Siamo d'accordissimo, perché alla fine il nostro obiettivo è sempre vincere, poi a volte si riesce, a volte no, però l'obiettivo è giocare sempre per vincere. Quindi il diktat del Presidente è questo, dovete dire che vinciamo, a maggior ragione. Ok, e allora andiamo a capire chi è che legge la motivazione, dovrebbe essere Ilenia, ascoltiamo cosa abbiamo scritto per Santo Privitera. Genio della zona nevralgica, illumina lo scacchiere tattico, dimostrandosi superlativo. Chapeau, mister 7 promozioni. Mister 7 promozioni con i riconoscimenti, e naturalmente essendo un calciatore con 7 promozioni entri di diritto nella top 11 Emily. Naturalmente negli ultimi 5 anni 5 promozioni, quindi questo sta a significare che è un talismano delle squadre, quindi se sarà così domani, il prossimo anno saremo sull'otto volante, a questo punto sono 7, arriviamo ad 8. Grazie Santo e complimenti, e ci vediamo il prossimo anno allora. E questa è la carrellata del campionato di eccellenza Girone A, naturalmente chiusi i battenti per una stagione strepitosa di tutte le compagini, come abbiamo detto, non soltanto la Nissa, ma anche tante squadre, come diceva Alessandro Silverio, si sono ben dimenate, tra queste non soltanto la Pro Favara, ma anche la super giovane Castelbuono, che addirittura è arrivata in finale e poi l'ha persa con il Paternò. Facciamo tra virgolette un break tra le premiazioni delle squadre che hanno vinto i
rispettivi campionati, perché siamo ospiti del Comune di Naso e quindi è il momento consono per far salire sul palco il sindaco sicuramente, ma anche ci sono degli esponenti dell'amministrazione comunale. Li accogliamo con un applauso, il sindaco Nani e buonasera sindaco. Benvenuto e grazie naturalmente per quanto fatto in questo mese e mezzo. Sicuramente ci siamo interfacciati con lei e con tutti i suoi collaboratori. Direi che tutti hanno fatto i complimenti perché questa location è ottima. Anche il borgo sentivo che è molto bello, quindi sotto questo punto di vista il bicchiere è abbastanza pieno. No, io lascio il microfono a lei, non so, per possiamo parlare di calcio? Non lo so se possiamo parlare di calcio, magari parliamo... No, io sono un ottimo giocatore... Niente che dire, sono contento di questa iniziativa, l'abbiamo accolta come amministrazione ben volentieri, anche perché mettere al centro la nostra città, al centro dell'attenzione sportiva di tutta la regione siciliana, perché la presenza di squadre come Trapani, Caltanissetta, Enna e tutto il circondario che vengono a Naso già è un fattore abbastanza importante. Dopodiché, come diceva pure il Presidente Morgana, il calcio, lo sport in senso generale, non è solo sport, ma è tanto altro. È essere solidali, è promozione turistica, è promozione culturale, è stare assieme e conoscerci un po' tutti meglio. Quindi lo sport in senso stretto non è solo sport, ma è tanto, tanto, tanto. Anche perché per me, che mi occupo anche di finanza ed economia, è il terzo settore, quindi lo sport rappresenta oggi il 25% del PIL nazionale, poi, no? Quindi non è semplicemente attività sociale, ma anche attività economica che fa girare tutto quello che è una serie di attività, dall'enogastronomia alle attività ricettive, a tutti quelli che sono i servizi, diciamo, turistici, è importante. Quindi oggi avere questa vetrina per Naso è importantissimo e penso che i visitatori che oggi ci sono spero che possano tornare, anche perché sono stati accolti alcuni nelle nostre strutture ricettive, altri nelle nostre attività di ristorazione, altri so che hanno prenotato qualche visita diciamo turistica per vedere un po' le bellezze della nostra città. Io amo dire che Naso è una città bella e chi viene ne resta pure affascinato, sia dal panorama ma soprattutto da tutti quei tesori che abbiamo nascosti, ma non tanto nascosti, all'interno delle nostre chiese, all'interno delle nostre vie, perché abbiamo palazzi antichissimi. Abbiamo inaugurato da poco, e questa è una novità, il Museo dei Nasi, no? Perché noi siamo a Naso, di Nasi siamo pure ben forniti, anche come amministrazione dico, e quindi c'è una curiosità da andare pure a vedere, con appunto curiosità che può diventare anche un'attività abbastanza importante. Abbiamo ascoltato un po' tutto quello tutte le info riguardo Naso. Allora, ogni qualvolta organizziamo questa kermesse finale, come abbiamo detto è un premio Sergio Granata, consegniamo all'amministrazione comunale una pergamena e naturalmente anche un nostro oggetto, con questa motivazione che la leggeremo naturalmente immediatamente, dovrebbe leggerla Ilenia, se abbiamo un microfono, sì, facciamo tutto. E questa è la motivazione che viene consegnata come premio Sergio Granata all'amministrazione comunale che ci naturalmente ospita. La vita è sempre degna di essere vissuta e lo sport dà possibilità incredibili per migliorare il proprio quotidiano e ritrovare motivazioni. E direi che la vita è sempre degna di essere vissuta, ricordando anche Sergio, perché è stato un professionista serio, ci guida dall'alto sicuramente, ma lui con il sorriso sulle labbra naturalmente accoglieva tutti e quindi sicuramente un grande professionista Sergio, che ha dato tanto non solo alla televisione ma a tutto il territorio, perché con la sua professione portava avanti la promozione appunto di tutto il territorio con la sua caparbietà, con la sua serietà, con il suo bon ton, e quindi oggi ci manca sicuramente, ma è degnamente rappresentato anche da tutti voi. Benissimo, ci ritroveremo più tardi con il Presidente, intanto lo ringraziamo, il Presidente, ho detto Presidente, il Sindaco di Naso
Grazie per la presenza, naturalmente ci ritroveremo più tardi. Torniamo al calcio giocato, torniamo ancora in eccellenza, se da un lato abbiamo lasciato la Nissa, tante le protagoniste nel campionato di eccellenza a girone B. Ed è l'occasione, se abbiamo il microfono acceso, del nostro Paolo Munafò di chiamarlo in causa. Dopo qualche oretta lo ascoltate, lo avete sentito in più di un'occasione, avete la possibilità di vederlo dal vivo oggi, chi non lo conosce, perché se Davide Billa è un elemento prezioso, non ho aggettivi per Paolino Munafò. Ora stiamo esagerando. Dai. Vabbè, ma lo sai Paolo, quindi ha maggior ragione. Intanto benvenuto pure a te, grazie, caro grazie. Paolo. Eccellenza Girone B, in genere facciamo di 3 minuti i servizi, in questo momento hai 50 secondi per 50 dirci un po' che cosa è successo all'interno di questo campionato. Credo che alla fine abbiano vinto le squadre che sulla carta almeno erano partite per vincere. Lenna, che dai numeri stratosferici, vado a memoria, 22 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, miglior striscia positiva dall'11esima alla 24esima con 14 vittorie di fila, quindi dico numeri che non lasciano adito ad altre spiegazioni. E poi il Paternò che ha fatto quello che è un po' la metafora della vita, no? Ha chiuso un cerchio, perché 24 anni fa, anzi, perdeva quella finale di Coppa Italia contro l'Orlandina a Cefalù, l'Orlandina che poi andava a vincere anche la Coppa Nazionale, e 24 anni dopo il Paternò chiude quel cerchio vincendo sia la Coppa Regionale che poi quella Nazionale, che gli ha permesso di tornare in Serie D dopo un solo anno. Quindi penso che sia la chiosa perfetta di una stagione che mette la ciliegina sulla torta sia per Lenna chiaramente che per il Paternò. Peccato per le messinesi, qualcuna che è andata male, però fa parte del gioco. Benissimo, grazie Paolo, sempre prezioso, un applauso al nostro Paolo Munafò, 3MTV, e naturalmente sempre e comunque sul pezzo. E quindi proprio ci hai dato l'assist perfetto, perché la vittoria di questo campionato è andata a appannaggio dell'Enna. Accogliamo sul palco un esponente, non è il presidente Stompo ma è il direttore generale Fabio Montesano. Accogliamolo con un applauso, un Enna che ritorna in Serie D, sicuramente alla fine di una ottima cavalcata. Mettiamoci più avanti, direttore Fabio, perché altrimenti ci sgridano e poi diventa un problema. Allora, io direi che mi sembra abbastanza semplice, dalle più cocenti sconfitte si riparte per raggiungere l'apoteosi della vittoria. E così è stata, l'anno scorso è stata amara, però direi che quest'anno siete partiti come la Nissa con l'intento di sbaragliare la concorrenza. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie e complimenti per questa manifestazione che mette in risalto il calcio dilettantistico, che è un calcio che vale, un calcio che fa divertire veramente i sostenitori, e basta vedere il numero di presenze nei campi per constatare appunto quello che ho detto. Complimenti alla città di Naso, il sindaco si è allontanato, però noi abbiamo avuto la possibilità qui venendo, io non c'ero mai stato, di constatare la bellezza di questo posto, per cui siamo tra quei turisti che ritorneranno presto. Andando a noi, innanzitutto un regalo ve lo vogliamo fare noi, regalandovi lo scudetto. Grazie, della grazie. Nostra, il gagliardetto della nostra società. Grazie, grazie, lo custodiremo sicuramente con immenso piacere. Grazie. Come mille. Diceva il bravo Munafò, in effetti è stata una stagione straordinaria, i numeri li ha detti bene, irripetibile, perché dovete immaginare che noi siamo una cittadina a 1000 metri, quest'anno non abbiamo avuto né una giornata di neve né una giornata di nebbia. Quindi, considerato, chi conosce Enna sa che è un fatto straordinario, veramente mai diciamo da questo punto di vista avuto, per cui veramente è un fatto particolare. Però il merito va ai nostri ragazzi, va al direttore sportivo, va al nostro mister, va a tutti quelli che hanno composto il gruppo squadra, a cominciare dai magazzinieri. E per questo porto il saluto del presidente Luigi Stompo, che non è potuto venire per un impedimento, ma che appunto ci teneva a portare il suo saluto. Ringrazio il presidente Giovannone per le belle parole, che chiaramente ricambio, e io penso che noi vinceremo il campionato non puntando ad essere in testa, quello poi sarà il campo, non lo so. Noi vinceremo il campionato se Enna e Nissa riusciranno a fare il derby
con la stessa amicizia che abbiamo col presidente. Se riusciamo in questo, noi due abbiamo vinto il campionato, perché i nostri territori, purtroppo, per fatti precedenti che oggi non andiamo più a ricordare, molto spesso quando ci sono le sfide di campionato non riescono a godersi questo momento. Noi dobbiamo far sì che queste due cittadine possano incontrarsi sul campo e in effetti, come la nostra amicizia, possano godersi un momento, poi il risultato sarà quello che il campo vorrà dire. Per cui grazie per avermi permesso di poter dire questo, perché è quello su cui noi teniamo moltissimo, perché come diceva il sindaco, lo sport ha un ruolo fondamentale, perché lo sport è il marketing del territorio. Se fai bene riesci a valorizzare il territorio. E noi quest'anno abbiamo fatto bene, qui ci sono oggi dei nostri ragazzi che rappresentano appunto il gruppo squadra, hanno fatto veramente benissimo. E vado alla tua domanda. Noi abbiamo vinto il campionato l'anno scorso quando ci siamo ritrovati al gelso bianco, qualche ora dopo aver subito, diciamo, quell'errore arbitrale che ci ha penalizzato. Lì abbiamo vinto perché? Perché i nostri sostenitori ci hanno aspettato lì, sai che c'è l'area di servizio, ci hanno aspettato lì e ci hanno incoraggiati, e noi con le lacrime agli occhi abbiamo detto il prossimo anno ci dobbiamo ritentare, e i ragazzi sono voluti rimanere con noi perché anche loro hanno preso questo impegno. Non succedeva da 35 anni. Benissimo, e quindi un ulteriore chapeau all'Enna, e intanto arriva la premiazione. La premiazione a cura di Ilenia, invece la motivazione la leggerà la nostra Esther. Annata portentosa, condita dall'accurato e certosino lavoro che alla resa dei conti ha portato al trionfo. Ed il trionfo per l'Enna, naturalmente con i gadget di competenza, e quindi sicuramente voi vi fermate, oppure nel senso vi fermate o lavorate anche voi il sabato, la domenica, non andate in vacanza? Lavoriamo veramente. Lavorate tanto, e quindi tanto. Grazie e complimenti ancora. Grazie e complimenti. Noi ti ricordiamo con grande affetto, perché al momento in cui abbiamo vinto il campionato, se ti ricordi, la prima intervista ce l'hai fatta tu. Hai visto Fabio. Subito, sempre sul pezzo. È il nome che va bene. È il nome. grazie direttore. Infatti, grazie anche per... Mi ricordo, caro direttore, che tornavo da Sant'Agata, eravate a Brolo a festeggiare, mi sono fiondato subito per le prime impressioni live. E allora, come abbiamo detto, sicuramente un campionato di eccellenza con tanti interpreti grandiosi che hanno fatto tantissimo, e direi partirei con, anche se non so se è arrivato, credo di no, forse ha avuto qualche problema, il miglior portiere di questo campionato. Faremo recapitare probabilmente il premio, perché in lista c'erano Di Carlo dell'Enna, Pontet della Ionica e Romano del Paternò. A trionfare è stato Romano, Alejo Romano. Sicuramente ci sarà la possibilità di poter farlo ritirare, magari lo facciamo ad un esponente del Paternò, il direttore di Perna, che lo accogliamo naturalmente sul palco. Doveva essere presente qui con noi, ha avuto un contrattempo. Intanto facciamo partire l'applauso per il direttore, così cominciamo magari a parlare anche del Paternò, non soltanto dell'Enna, perché altrimenti sembra una puntata tutta Enna Nissa e non va bene. Intanto buonasera e benvenuta Carmelo di Perna, tra le altre cose Francesco di Perna, sapete che ha origini di Raccuia, non lo sapete, lui, siamo tutti dello stesso paese in questo momento, quindi ha maggior ragione. Allora, intanto, prima di parlare del Paternò, parliamo di Alejo Romano, una squadra ottima la vostra, con tanti interpreti, ma bisogna partire dalla spina dorsale, soprattutto da chi evita gli eventuali gol degli avversari. Sì, Alejo quest'anno ha dato quella sicurezza importantissima che serviva per tutta la squadra, la difesa, tutta la squadra, e si è dimostrato veramente soprattutto un ottimo professionista. È stato bravissimo, molto professionale, e ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri, diciamo. Direi che il ruolo del portiere è quello importante, perché guarda tutti praticamente, e quindi può dare le giuste direttive. Essere un veterano e soprattutto uno che dà
naturalmente Manforte ai compagni e li guida come un altro allenatore, diventa importante, lui ha queste caratteristiche. Sì, sì, a Leo diciamo che è stato bravo in questo, ha dato sicurezza appunto, ha diretto la difesa, è stato di grande aiuto per tutta la squadra, diciamo, anche per l'allenatore, per raggiungere questo obiettivo. E allora, intanto consegniamo al amministratore delegato, lei? Io, amministratore delegato di Perna, e poi naturalmente lo rivedremo quando ci sarà la premiazione del Paternò. Questi sono i premi per il portiere. Leggiamo la motivazione della vittoria di questo premio grazie alla nostra Ilenia. Ennesima stagione da protagonista, sfoggia un'annata esaltante, contribuendo al salto di categoria. E questo il... Ritorneremo fra non molto perché c'è la presenza, intanto grazie all'amministratore delegato di Perna sicuramente per questo premio per il portierone romano. Direi spina dorsale, come abbiamo detto, si parte dal portiere e poi si arriva in difesa. In difesa, quando ho comunicato la vittoria di questo premio al calciatore che salirà sul palco, io credo che avrei lacrime agli occhi perché mi ha detto: mi stai facendo felicissimo come un bambino. Diop, Insidis e Zappalà in nomination, ha trionfato Giuseppe Zappalà dell'Enna e lo accogliamo con un grossissimo applauso. Arriva Giuseppe Zappalà. Ho detto qualcosa di strano o riconfermi tutto quello che mi hai detto al telefono? Confermo, per me è un piacere, un orgoglio essere qui stasera. È il mio primo premio individuale, quindi nonostante... Allora, o non capisco niente questo io e gli addetti ai lavori... Vingo, però è il primo premio individuale, sono felice di essere qua. Allora, io ti dico che, naturalmente poi le nomination, poi i risultati sceglio io, hai avuto un buon numero di voti, hai staccato i tuoi due avversari, chiamiamoli avversari, ecco, Insidis e Diop, che sicuramente hanno fatto una ottima stagione, però anch'io non ero certo, per quello che mi avevi detto tu, che ne hai vinti pochi o nemmeno uno di questi premi individuali, e mi fa di strano perché tu hai un passato illustre, hai giocato nella Cireale, hai giocato nella CR Messina, se non erro, quindi sicuramente di campionati li hai fatti, quindi ci voleva Fabio Todaro e il premio Sergio Granata per portarti in dote questo riconoscimento individuale. Ne approfitto per ringraziare chi mi ha votato, chi mi ha permesso di essere qui oggi, a godermi tra l'altro queste giornate insieme alla mia famiglia, alle mie bambine. Che dire? Diceva il direttore generale che lo scorso anno avete fatto praticamente quadrato alla fine del campionato sfortunato e siete rimasti in tanti perché l'obiettivo era quello di ritornare in quarta serie. Diciamo che la vittoria finale di quest'anno è frutto di un lavoro partito l'anno scorso, dove nel nostro percorso abbiamo trovato due squadre brave e organizzate, nello specifico Agragas in campionato e Siracusa nella finale playoff, dove non ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo. Quest'anno siamo partiti con qualche difficoltà perché c'era tanta voglia di rivalsa, ma allo stesso tempo c'era il discorso ripescaggio, cioè era stata allestita una squadra prevalentemente di giovani, fatta da under, perché si pensava che potessimo far parte di quelle squadre ripescate. Ci siamo ritrovati a metà agosto a essere in 7-8 forse nello spogliatoio, è stata brava la società a confermare lo zoccolo duro e penso che alla fine abbiamo dimostrato sul campo quello che valiamo come uomini prima di tutto, i numeri lo dicono, anche un discorso da difensore. Subire 14 gol, essere la miglior difesa della Sicilia, è un orgoglio. Dimmi se sbaglio, ma il primo gol della stagione Messana Enna 0-1 è stato di Peppe Zappalà? Sì, in realtà l'amico mio non stava benissimo, ci hanno concesso un rigore fine partita all'80esimo, non stava bene e mi ha detto se me la sentivo di calciare, solitamente qualche rigore l'ho tirato, quindi mi sono fatto avanti e è andata bene. È stato di buon auspicio perché alla fine avresti avuto questo premio. Ascoltiamo la motivazione per Peppe Zappalà. Esperienza e carisma al servizio della squadra, diventa prezioso nella retrovia giallo-verde, ergendosi a sommo della terza linea. Addirittura ci siamo superati. E allora, anche enti di diritto nella
Chissà, l'ultimo premio, naturalmente ti diamo anche quello di entrare nella top 11. Scherzo, sicuramente stagione strepitosa. Peppe Zappalà, faremo la Serie D con l'Enna? O ancora siamo? Vediamo. Ancora non si sa? Non è che ti fa la corte Giovannone pure a te? Grazie Peppe, complimenti per questa stagione, sicuramente. Continuiamo ad andare avanti e torniamo ad una squadra che, come ha detto il nostro Paolo Munafò, l'Enna ha vinto il campionato, ma direi stagione straordinaria anche per una squadra che già a gennaio, tra virgolette, in provincia di Messina ha vinto la Coppa di Eccellenza e poi è riuscita a vincere la Coppa di Eccellenza Nazionale raggiungendo la quarta serie. Stiamo parlando del Paternò e accogliamo sul palco il presidente Ivan Mazzamuto e ritorna anche l'amministratore delegato di Perna. Applauso per il Paternò che ritorna in quarta serie dopo poco tempo. Sicuramente un presidente Mazzavuto che è stato presente in qualche altra occasione nella nostra raccuia quando abbiamo organizzato la... Ci siamo di nuovo, noi ci siamo già presentati. Allora, il presidente Mazzamuto sempre al timone, ogni anno invece a differenza degli altri presidenti il presidente Mazzavuto pensa di fare un passo indietro, ma il calcio a Paternò senza Mazzamuto non potrà mai esistere, quindi ormai hai questo fardello e devi tenere duro e devi continuare. Sicuramente è un onere, ma un grande onore. Essere il presidente del Paternò è difficile, abbiamo una tifoseria abbastanza importante e tutta la città ci segue sempre con grande passione, quindi oltre a essere un onore per me, lo faccio anche con grande piacere. Direi che quest'anno con Raciti avete fatto un percorso straordinario, la squadra forse che ha giocato più partite in tutta la stagione. Ci sentivamo con Raciti e non aveva nemmeno il tempo di chiuderne una perché poi doveva pensare all'altro, si giocava ogni tre giorni, sembravate una squadra proprio di Serie A, però alla lunga in quel famoso 11 maggio è arrivata l'apoteosi e sicuramente queste sono indelebili, come ha detto il buon Paolo Munafò. L'ultima squadra era stata l'Orlandina, io ero in tribuna che facevo il tifo e poi adesso invece riesco a premiare il Paternò che è riuscita in Toscana a cullare e a soprattutto a raggiungere questo sogno. Guarda, è stata una stagione incredibile per noi, emozionante, avvincente. Siamo riusciti a ottenere l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione, quindi il ritorno immediato in Serie D. Abbiamo scelto probabilmente la strada più difficile, più complicata, però secondo me di grande prestigio, cioè quella di andare a vincere un trofeo nazionale a Firenze. Sono contento e onorato di vedere adesso il Paternò Calcio scritto nell'albo d'oro di una competizione nazionale. E mi inorgoglisce anche tanto il fatto di aver rappresentato l'intera Sicilia in giro per l'Italia fino alla finale di Firenze che ci ha poi consacrato nuovamente la Serie D. Sicuramente, e soprattutto una vittoria con un gol di un paternese doc come Alessio Asero. Alessio Asero, che io ringrazio lui, ma soprattutto ci tengo a ringraziare tutti i miei dirigenti, lo staff tecnico e i miei giocatori che mi hanno permesso di mantenere quella promessa fatta lo scorso anno nel triste pomeriggio di San Luca che sancì la nostra retrocessione. Quindi grazie a loro sono riuscito a mantenere la mia promessa. E allora, intanto c'è un doppio riconoscimento perché sentiamo la motivazione per la pergamena che viene consegnata al presidente e poi troveremo una targa anche sempre per la vittoria della Coppa d'Eccellenza alla. E allora? Vittoria di una società coesa e meravigliosa, desiderosa di riprendersi le luci della ribalta, scrivendo la storia del club. E sicuramente scrivendo la storia del club con il Paternò che è riuscito a vincere. Tra l'altro, come abbiamo detto, c'è stata anche la vittoria della Coppa Nazionale di Eccellenza, naturalmente la motivazione, la storia e di chi la scrive, benvenuta Coppa d'Eccellenza Nazionale. E questo è un altro ulteriore attestato per una stagione straordinaria per tutta Paternò e per una società e soprattutto un gruppo impressionante. Le chiedo l'ultima cosa, ha fatto bene Raciti a chiudere da vincitore e a provare nuove strade? Ci penso io.
No, il mister è stato davvero bravissimo, oltre a essere un grande uomo ha dimostrato di essere un grande allenatore. Sicuramente questa esperienza a Paternò ha dato tanto anche a lui e sono sicuro che a Palermo riuscirà a fare con l'Atletico Palermo un'altra grande stagione. Gli auguro tutto il bene di questo mondo. Benissimo, si capisce sicuramente. Sì. Io, se permettete, volevo dire che questa vittoria che noi abbiamo ottenuto a livello nazionale è una vittoria che noi vogliamo condividere con tutta la Sicilia, con tutta la Sicilia calcistica, e come diceva il sindaco Bendetto, che serva per darvi, diciamo, un'immagine della nostra Sicilia di rivalsa, un'immagine che, nonostante probabilmente qualche a livello sportivo siamo un po' indietro a livello di strutture e cose, abbiamo dimostrato che con tanta dedizione e sacrifici si possono riuscire ad ottenere dei risultati davvero impensabili. Benissimo, e sicuramente è quello che ci auguriamo tutti. È stata una stagione strepitosa per tutte le siciliane, e che ben venga, che sia di buon auspicio anche per la stagione 24-25. Grazie mille, complimenti e buon lavoro. Benissimo, un Paternò che non soltanto ha un'ottima società, grandissimi calciatori, soprattutto si affacciano anche dei giovani in rampa di lancio, perché nella particolare categoria degli under c'era in lizza anche due ragazzi che praticamente vestivano la maglia del Paternò. Greco, Panarello e Sant'Onocito dell'Enna, a trionfare è stato proprio Carmelo Greco. Lo accogliamo con un applauso, il ragazzo della compagine di mister Mazzamuto, sicuramente elemento importante di questa squadra, e si affaccia al calcio che conta, ed eccolo qui, giovane di belle speranze. È normale che diventa difficile, dopo che sono venuti a parlare il presidente e l'amministratore delegato, aggiungere qualcosa, però sicuramente tu sei molto giovane e quindi hai imparato tanto, imparerai tanto, e cosa dire? Allora, intanto buonasera a tutti. Volevo ringraziare a te, Fabio, per l'invito. Che dire? Allora, è stato un anno bellissimo. Iniziato un po' così, perché abbiamo iniziato in campionato con una sconfitta e un pareggio, però poi abbiamo iniziato a macinare chilometri. Siamo arrivati anche un paio di settimane alla vetta del campionato, però alla fine, alla lunga, ha spuntato l'Enna, meritatamente. Però il destino ci serviva, ci dava qualcosa, ci doveva dare qualcosa, e ci ha dato una Coppa Nazionale che direi che è una cosa impensabile, però quasi. Ecco, sicuramente, sì. Non capita tutti i giorni riuscire a vincere una Coppa Nazionale. Ecco, tantissimi grandi giocatori all'interno del Paternò. Sì. Da chi hai attinto di più sotto tutti i punti di vista? Allora, io quest'anno ho avuto dei compagni che già ho avuto l'anno scorso, tipo Salvo Maimone, Luca Belluso, loro mi hanno aiutato molto nella mia crescita. Però quasi tutti, con parlare di Valenga, sono molti giocatori che mi hanno aiutato molto, però quasi tutti, posso dire. Però devo dire grazie anche al presidente, Ivan Mazzamuto, all'amministratore delegato, Franco Di Perna, la mia famiglia, la mia ragazza, il mio procuratore, Domenico Panico. Loro sono il frutto della mia crescita, anche grazie per questo premio. Beh, sicuramente sì, ma tu sei il principale attore, quindi sicuramente se tu non sei nelle condizioni di, il resto, diciamo, può fare poca cosa. Consegniamo il premio come miglior under, e la motivazione la facciamo leggere a Ilenia, perdonami. Prospetto interessante, con un grande bagaglio tecnico, prezioso nella stagione vincente. Ed è stato prezioso Carmelo Greco, con i suoi naturalmente oggetti da portare, compresa la birra epica, sicuramente qualcosa di importante, si può alzare il gomito ancora. Benissimo, un grosso in bocca al lupo e speriamo che sia una carriera ottima per te. Bene. Andiamo a chiudere, allora, abbiamo una defezione dell'ultima ora, quella del miglior allenatore del campionato di eccellenza Girone B, perché doveva essere presente qui, però purtroppo si è fermato a metà strada, e quindi faremo recapitare il premio. In lizza Campanella, Venuto e Raciti, ha vinto l'ex tecnico del Paternò Raciti dal 1° di luglio in forza all'Athletic Club Palermo. Quindi sicuramente un applauso per il tecnico
catanese che è riuscito sicuramente a fare un'ottima stagione. E chiudiamo alla grande questa stagione, o quantomeno ci avviciniamo alla fine del campionato di eccellenza a Girone B, con il miglior giocatore in assoluto votato per quanto riguarda questo particolare campionato. Il Lizza in 3, Asero, Maimone e Cocimano ha vinto Salvo Cocimano. Lo accogliamo con tutto l'entourage suo, da quel che vediamo. Salvo Cocimano, non nuovo, lo scorso anno era presente nonostante l'amarezza della sconfitta, e arriva con il degno erede, tra non molto vedremo, già predestinato pure lui? Vedremo, deciderà lui. Deciderà lui, ancora è presto sicuramente. Allora, Salvo, stagione straordinaria, essere considerato il miglior, l'anno scorso hai vinto il premio come miglior attaccante del campionato, quest'anno invece la giuria si è superata, miglior giocatore in assoluto di questo campionato, ma direi che sei andato vicino pure alla vittoria del titolo di capocannoniere, sei stato veramente straordinario, ma non soltanto sotto l'aspetto realizzativo, ma anche come uomo squadra, come uomo spogliatoio, direi un giocatore totale, ecco. Innanzitutto ti ringrazio per l'invito, per questo ennesimo invito, e complimenti per questa manifestazione. Crescendo magari si capiscono certi meccanismi, che magari non c'è solo il campo, c'è lo spogliatoio, c'è lo stare bene con i compagni per arrivare ad obiettivi importanti. Sicuramente è una stagione straordinaria, come abbiamo detto, probabilmente, dico, non è bello dirlo, ma il cambio tecnico a un certo punto ha dato quel quid definitivo per poter spiccare il volo, approfittando anche, dico io, del discorso del Paternò, che aveva il doppio fronte e quindi energie un po' che sono state perse dagli avversari. Sicuramente non è mai bello subire un cambio di panchina in stagione in corso, purtroppo nel calcio c'è pure questo, può andare bene come può andare male, quest'anno per noi è andata bene perché i numeri poi sono stati abbastanza numerevoli. Abbiamo fatto un campionato strepitoso dopo la beffa dell'anno scorso, ma ormai è stata dimenticata perché vediamo pure l'Enna in Serie D dopo 35 anni. Benissimo, allora andiamo a capire qual è la motivazione per questo premio per Salvo Cocimano, la nostra Ilenia. Atleta completo e fuori dal comune, conduce all'apoteosi l'intero ambiente, cucendosi l'etichetta di mostra. Addirittura, proprio ci si è superati. Allora, passito di Pantelleria, naturalmente altri premi, e entri di diritto anche tu nella top 11 Emily. Salvo il primo luglio. Primo luglio, siamo ancora in vacanza. Chiederemo allora a chi di dovere. Che ho detto, con gli amici. Ciao campione, un applauso a Salvo Cocimano, miglior giocatore in assoluto del campionato di eccellenza Girone B. Probabilmente abbiamo un'altra defezione dell'ultima ora, ci sarà la possibilità probabilmente dell'addetto stampa di salire, perché dobbiamo premiare il miglior direttore sportivo, che non lo vedo, è arrivato. Ah, è arrivato, quindi allora hai visto. Allora, in tre, in Lizza, non lo vedevo praticamente, quindi chiedo venia. Allora, Matinella, Micari e Restuccia a vincere, Restuccia, direttore sportivo dell'Enna. Arriva in questo momento... altro esponente importante di questa cavalcata dell'Enna, sicuramente alla fine ha vinto l'Enna, ma questo premio è un riconoscimento al lavoro di una persona che lo conosco dai tempi del Città di Rosolini, e qui ad Enna abbiamo spiccato il volo definitivamente, costruito una grande squadra, e le soddisfazioni a maggio sono arrivate. Intanto, anche prima. Buonasera a tutti, grazie per l'invito e complimenti sinceri per la manifestazione. I complimenti non vanno assolutamente a me, i complimenti principali vanno allo staff e ai calciatori. Senza di loro era impensabile arrivare a portare l'Enna in Serie D dopo 35 anni, quindi il grande merito va a loro, ripeto, tutto lo staff, i due staff che abbiamo avuto quest'anno e tutti i calciatori che sono scesi in campo tutte le domeniche regalandoci questo grande sogno.
Direi che, diciamo poco fa, è stata una strepitosa stagione, però nei momenti di difficoltà forse lì è uscita la forza di questa squadra a 360 gradi, sia a livello societario, sia a livello di ragazzi e sia a livello anche di pubblico, perché si è avvicinato tantissimo, sicuramente una sinergia di tutte le componenti. Appunto, ripeto quello che ho detto prima, sicuramente i ragazzi sono stati non solo dei bravi calciatori ma dei grandi uomini a portare in porto questa grande stagione che abbiamo condotto. La parte del pubblico è stata a tratti commovente, perché domenica dopo domenica saliva il numero dei tifosi sia dentro che fuori casa, e ci hanno dato una grandissima spinta, grande merito anche a loro, ovviamente a tutta la città. Utro Campanella, adesso Pepe Pagana. Purtroppo il calcio è fatto di scelte, non è una frase fatta, ma è così. Merito a Utro per le prime 10 giornate, grandissimo merito a mister Campanella che ci ha condotto in Serie D. Adesso si volta pagina, si va avanti, è arrivato un nuovo allenatore che condurrà l'Enna in Serie D per la prossima stagione. In Serie D o in Lega Pro? Avete ambizioni pure voi? A me no. Qualcuno lo deve dire, no. Non solo Giovannone. No, sabato e domenica non parlo di mercato. Benissimo, allora consegniamo il premio al direttore sportivo Restuccia con la seguente motivazione. Alacre professionista, compone il puzzle perfetto, raggiungendo meritatamente l'Olimpo. E questa è la motivazione per il direttore con gli annessi premi, sicuramente. È un grazie e complimenti e buon lavoro per questa altra stagione straordinaria che si prospetta nel campionato di Serie D con tantissime squadre presenti. Scendiamo di categoria e andiamo velocemente, naturalmente, perché ci sono anche tantissime altre premiazioni da fare. Campionato di promozione Girone B, Davide Billa ritorna con i suoi 40 secondi per un campionato straordinario, anche questo che ci ha regalato tante gioie. Sì, un gran bel campionato in cui ha vinto una matricola ambiziosa, continua a vincere per il secondo anno consecutivo la Rosmarina, e quindi la Rosmarina ha meritato il salto di categoria, e anche in un campionato dove le avversarie non erano sicuramente semplici, perché ha lottato contro il Mistrette e ha lottato anche con una grande sorpresa come il Gioiosa. Purtroppo non è riuscito a centrare poi il salto in eccellenza con la finale, però sono stati tre campionati, tre squadre che hanno disputato una stagione incredibile. Stagione incredibile sicuramente, avremo tanti interpreti di più di una squadra all'interno del nostro palchetto, ma sicuramente, come hai detto tu, una squadra ha sbaragliato la concorrenza, ha vinto il campionato, seconda promozione consecutiva per la SD Rosmarino. Accogliamo sul palco uno o due elementi, sicuramente il direttore sportivo ed anche il segretario della squadra Nebroidea, Federico Castrovince e Salvo Restifo, li accogliamo con un applauso. Arrivano sul palco, sicuramente lo scorso anno hanno vinto il campionato di prima categoria facendo un'ottima stagione insieme alla Luntina e sbaragliando la concorrenza, ma quest'anno è stata molto ma molto più impegnativa e ci sono riusciti con un gruppo di giocatori che sanno il fatto loro, hanno vinto di campionati, un mix vincente e alla fine con pochi dirigenti, perché ne vedevo pochi, siete riusciti a raggiungere il massimo campionato regionale. E allora, non è stato facile per niente, dico la verità. Anzi, per noi non è stato mai facile negli ultimi 3 anni, perché noi abbiamo rilevato questa società 3 anni e mezzo fa, 4 anni fa. Poi c'è stato il Covid, abbiamo avuto qualche problema, giustamente. E abbiamo cominciato la nostra avventura, quindi 2 anni e mezzo fa. Ci siamo catapultati in prima categoria, avevamo già fatto un campionato che non è andato bene, quindi ci siamo riorganizzati e penso che avere in prima categoria calciatori di livello, diversi calciatori di livello, per noi che con la nostra poca esperienza
penso proprio che non è stato facile. Siamo stati in matricola, abbiamo vinto il campionato, ci siamo catapultati in promozione. Sicuramente abbiamo avuto tante critiche da questo punto di vista per quanto riguarda la promozione, perché noi siamo stati sempre legati a tanti commenti negativi, che è quello degli inverni. Noi abbiamo passato già 3 inverni, noi non dovevamo arrivare in inverno nel primo campionato, non dovevamo arrivare nel secondo. Penso che per 2 stagioni consecutive alla fine abbiamo vinto 2 campionati di fila con dei calciatori straordinari. Qua ne abbiamo due, perché c'è il ragazzo biondo che è stato protagonista anche del campionato insieme a noi fino a dicembre. Abbiamo Frisenda che per il secondo anno consecutivo è stato sicuramente, avrà il suo premio di miglior centrocampista. Stai svelando tutto, Federico. Sono i risultati quello che contano, sono i numeri quello che contano. Io ho poca esperienza. Io l'esperienza la sto facendo pian piano con tutti i problemi che può avere una società piccola. Quando siamo una città piccola, noi rappresentiamo sportivamente quello che è il nostro paese, 800 persone. Ci troviamo in eccellenza dopo 2 anni. Direi, è tanta roba. E siamo spaventati un po', devo dire. È normale, aumentano le responsabilità, sicuramente non è semplice. Il campionato di eccellenza a carattere regionale diventa abbastanza complicato, però sicuramente ci siete, 2 inverni li avete passati, non c'è 2 senza 3, sicuramente nessun tipo di problema. Andiamo a premiare la SD Rosmarina e nel contempo, visto che c'è Salvo Restifo, possiamo premiare anche un calciatore che è assente. Intanto leggiamo la motivazione della vittoria della Rosmarino. Programmazione, lungimiranza e minuzioso lavoro, requisiti che hanno permesso lo sbarco nel massimo campionato regionale. E questa la motivazione per la vittoria della Rosmarino. Applauso per questa squadra che in 2 anni ha sbaragliato la concorrenza. Aspetta Federico, perché nelle nomination e soprattutto nei premi individuali naturalmente si parte dalla spina dorsale, il portiere. Il beach soccer ha creato dei problemi, perché il miglior portiere di questo campionato, che è sicuramente di passaggio in un campionato come questo di promozione, Sebastiano Paterniti, è stato insignito del ruolo di miglior portiere. Quindi riceverà il premio un delegato della squadra, che è il segretario, uno dei grandi lavoratori di questa società, Salvo Restifo. Ascoltiamo la motivazione per Seba. Carisma e grande esperienza, insieme alla mostruosità calcistica, lo ergono a indiscusso numero 1 stagionale. Sicuramente sì, una mostruosità calcistica, un Sebastiano Paterniti che è stato determinante. Eccola la pergamena, Salvo, naturalmente il microfono a te, perché non può parlare sempre Federico Castrovinci. Stagione straordinaria, tu hai fatto, mi hai detto, dal magazziniere fino a tutto quello che bisognava fare, ma ci vogliono le persone, anche come Salvo Restifo, perché non tutti possiamo avere giacca e cravatta, dobbiamo mettere ogni tanto anche i calzoni. Bisogna fare tutto, dal ruolo più importante al ruolo più umile, altrimenti non si va da nessuna parte. Soddisfazione a Iosa sicuramente, sì, questi sono attestati importanti. Sì, è stata una stagione dura, come ha detto Federico, però ci siamo presi delle bellissime soddisfazioni e credo che alla fine la categoria sarà dura affrontarla, perché ci confronteremo con piazze storiche per il calcio dilettantistico siciliano, però diciamo che qualsiasi obiettivo ci siamo messi in testa negli anni siamo riusciti a raggiungerlo e quindi sono fiducioso. Benissimo, sicuramente sarete nelle condizioni di poter recitare un ruolo importante, senza naturalmente non cercare la terza promozione. Tutti parlano di promozione per il prossimo anno, però penso proprio che qualcuno deve rimanere nella categoria d'eccellenza, quindi non saltiamo. Benissimo, grazie. Godetevi la festa, come mi diceva ieri sera Salvo, è una giornata di festa per tutti, quindi accomodatevi e così ci sarà la possibilità. Ha parlato, applauso per la Rosmarino sicuramente, ha parlato Federico Castrovinci di calciatori che hanno fatto benissimo in questa stagione, c'è chi ha iniziato con una maglia e poi magari a gennaio è arrivato in un'altra società. Tra i difensori migliori di questa stagione, in nomination, Giovanni Biondo, Di Giovanni del Bistretta, scusate, e Boris Zingales. Alla fine colui che ha trionfato è Giovanni Biondo del Gioiosa. Lo accogliamo con un applauso. Come diceva Federico Castrovinci, ha iniziato la stagione proprio con la casacca della Rosmarino, poi invece a gennaio lui che ama il mare è ritornato proprio nella zona di Gioiosa e adesso arriva in collina oggi qui a Naso per ricevere questo premio come miglior difensore, sicuramente un ottimo attestato di stima. Tu che sicuramente parti esterno, puoi fare il centrale, puoi fare qualsiasi ruolo. Sì, diciamo che
Vincere questo premio per me è importante perché non sono mai stato un difensore centrale, poi per motivi... Per esigenze. Sì, esatto, sono approdato dietro. Niente, io vorrei ringraziare intanto il mister, la società gioiosa, per avermi accolto a casa a dicembre come una famiglia. Niente, dico, il prossimo anno ovviamente la priorità resta gioiosa, dico, voglio sollevare questo. Niente, tutto qua. Tutto qua, quindi già abbiamo parlato di mercato, sì. Almeno qualcuno dice qualche cosa, c'è che in silenzio la preferenza resta gioiosa. Allora, ora ti faccio una provocazione veloce così. Il gol più bello di quest'anno che hai fatto probabilmente quello nel derby contro la Roma Rinascita. Lo sanno tutti, esatto. Un derby contro la Roma Rinascita e poi... Beh, probabilmente quello è stato una vittoria importantissima, a mio avviso, che ha fatto svoltare definitivamente la vostra stagione, che poi purtroppo non è culminata con la vittoria dei playoff. Esatto. Quindi... Mi confermi che quello è stato il momento forse migliore? Sì. Ovviamente. E allora, ascoltiamo la motivazione per il premio di Giovanni Biondo, che ha battuto la concorrenza di Di Giovanni e Zingales. Ascoltiamo Ilenia. Duttile, granitico e prezioso, garantisce ermeticità al reparto, dimostrandosi sommo stagionale. Addirittura, sommo stagionale. Allora, Giovanni Biondo entra anche nella top 11 Emily, quindi sicuramente altro riconoscimento importante, perché non soltanto il premio Sergio Granata, ricordiamo, ma direi importante anche la top 11 Emily, due grandi uomini che dall'alto ci guidano. Grazie Giovanni, e allora buone vacanze e ci rivedremo il prossimo anno all'interno dei campi di gioco. È stato nominato poco fa, l'ha spoilerato il nostro Federico Castrovinci, a centrocampo tanti piedi buoni, tanti moti perpetui, tra questi Cid Melendez del gioiosa Arena della Promende, ma a trionfare è stato Antonino Frisenda della squadra della Rosmarino. Lo accogliamo sul palco, Antonino Frisenda, un habitué di questa diciamo kermesse, perché anche lo scorso anno con un'altra casacca era presente nel nostro borgo di Raccuia. Arriva Antonino Frisenda, sicuramente elemento importante di questa Rosmarino, se il tuo ex compagno, possiamo dire, Giovanni Biondo non ha fatto il centrale, tu fai tutti i ruoli del centrocampo, quindi sei proprio universale. Diciamo che è stato sicuramente un bel campionato, grazie anche a Mistretta e Gioiosa, abbiamo lottato fino alla fine, però l'obiettivo era vincere il campionato e l'abbiamo portato al termine. Ringrazio tutti, la società, lo staff e tutti i compagni di squadra per la bella stagione che abbiamo trascorso. Io direi che tu sei un elemento importante di questa squadra, perché è facile nominare gente come Iuculano, come Calabrese, come Boris Zigales, che hanno tanta esperienza, ma tu sei mite, silenzioso e soprattutto in campo fai la differenza, e questo sta a significare che hai delle doti importanti e soprattutto ti vedi in campo e soprattutto dai il meglio di te stesso, magari stando zitto, ecco. Diciamo, intanto ti ringrazio perché sono cose belle. Nella vita in generale preferisco lavorare e magari anche se parlo poco, cercare l'obiettivo, esatto. Benissimo, e quindi questo è un attestato di sì, e sicuramente un grosso applauso per Antonino Frisenda, secondo premio consecutivo. Andiamo a scoprire la motivazione di questa vittoria di Antonino Frisenda. Moto perpetuo nel cuore del rettangolo, abbina qualità a quantità, risultando indispensabile nello scacchiere Granata. E diventa indispensabile nello scacchiere Granata, questi sono i tuoi premi naturalmente per questa stagione importante. L'autografo è già stato siglato? Quasi, ci siamo quasi, quindi prendiamo la penna perché ci siamo quasi per mettere in rosa ancora una volta, per confermare in rosa Antonino Frisenda. Un applauso al centrocampista duttile di questa squadra. Gli under fondamentali all'interno di queste squadre sicuramente tantissimi in questo campionato di promozione, da D'Amico del San Fratello a Mattia Spinella della Nuova Rinascita, ma a trionfare in questa stagione è stato il buon Cristian Scartareggia della compagine del Valle del Mela. Eccolo qua Cristian, soprattutto nella prima parte di stagione ha fatto un campionato straordinario, poi complice qualche infortunio si è bloccato, ma alla fine direi, credo che sia andato, se non è arrivato in doppia cifra, poco ci è mancato. Doppia cifra. Si è arrivato in doppia cifra, quindi a maggior ragione è stata una stagione trionfale. Il Valle del Mela poi non ha vinto più una partita in casa, forse l'ultima risaliva ad ottobre, però avete fatto un ottimo finale di stagione, avete raggiunto l'obiettivo e tu sicuramente sei stato determinante insieme ai tuoi compagni. Sì, intanto ti ringrazio dell'invito e poi voglio dire due parole, due ringraziamenti. Il primo va al presidente qui presente,
che in questa stagione non mi ha fatto mancare mai niente, mi ha trattato, si può dire, come un nipote, e comunque è stato fondamentale per questo obiettivo. Devo ringraziare anche il mister Gianni Colagiunta e il preparatore atletico e tutti i miei compagni. Non è stato facile, giustamente dopo l'infortunio, tornare in campo, però abbiamo chiuso la stagione con la ciliegina, con il gol all'ultimo e la doppia cifra. Direi che hai fatto un campionato ottimo, come abbiamo detto, soprattutto nella prima parte, con Rosario Rasai in campo, che ti dava sicuramente degli input sempre, ma con tanti uomini buoni, e tu hai nominato non soltanto il presidente, che è encomiabile ed è molto ma molto simpatico, ma Gian Nicola è un martello, quindi hai ricevuto tantissimo anche sotto l'aspetto tecnico e tattico. Sì, già è quello che viene il quarto anno di prima squadra, comunque dobbiamo ringraziare chi ha creduto in me, partendo dal presidente, come ho detto, e dall'allenatore, e poi giustamente un ringraziamento va anche ai giocatori con più esperienza come Rosario Rasà, che mi ha aiutato in dei piccoli consigli di mestiere, qualche trucco per andare alla fine a fare gol. Sentiamo come è stato premiato a livello di motivazione il nostro Cristian Scartareggia. Favoloso giovane di valore eccelso, strabilia l'intera categoria, impadronendosi del gradino apogeo. E allora entra anche nella top 10, o quantomeno nella top 11 Dream Team, come stiamo vedendo, quindi altro ulteriore riconoscimento, due under, tu e Emiliano Pino, tu sei di Pace del Melo, di Spadafora, lui è di Milazzo, quindi a maggior ragione ancora calcio messinese. Complimenti, buon lavoro e il prossimo anno naturalmente partiamo per... da 10 gol in su. Grazie Cristian, un grosso abbraccio anche a te. Continuiamo il nostro percorso e andiamo in panchina perché di tecnici bravi ce ne sono tantissimi, qualcuno l'ha nominato pure il buon Cristian, che non era in nomination, insieme a quello che ha vinto ce n'erano altri due, Caragliano dell'Aquila e Ioppolo della Sant'Angiolese, ma il miglior allenatore di questa stagione di promozione del girone B è stato Mirko Silvestri. Mirko Silvestri del Gioiosa, ad un passo dal sogno in questa stagione, una stagione iniziata tardissimo, ma poi è veicolata in modo straordinario con un Gioiosa che, grazie anche a tantissimi calciatori, non soltanto italiani, ma un gruppo misto, ha creato sicuramente i presupposti per una stagione straordinaria. È mancata solo la ciliegina sulla torta, è andato via Morgana, non glielo possiamo chiedere, però... direi ugualmente chapeau al Gioiosa. Grazie intanto a te e agli addetti ai lavori per questo premio. E sì, siamo partiti tardissimo, abbiamo fatto una cavalcata incredibile, siamo stati per lungo tempo anche in lotta per il primato, poi numericamente forse non eravamo tanti e abbiamo ceduto il passo a squadre che erano più meritevoli nel lungo cammino del campionato, per poi giocarci tutte le nostre carte nei playoff, dove... abbiamo fatto le stesse identiche cose che hanno fatto tutte le squadre che sono state promosse nei 30 anni di playoff. Purtroppo quest'anno per il campionato in corsa abbiamo avuto questo cambio di regolamento e ci ha penalizzato perché abbiamo perso proprio la finale, però noi ci sentiamo di aver fatto un grandissimo, non siamo in eccellenza, cioè se vogliamo siamo in eccellenza, però non so poi cosa farà la società. Però sicuramente, come dici tu, proprio il 2024 doveva capitare, cambio della regola e con il Gioiosa in super finalissima, possiamo dire, quindi sicuramente non bene, ma pazienza, resta sicuramente un'esperienza straordinaria. Partivate delle 5, probabilmente forse eravate quella meno indicata a poter raggiungere in eccellenza, invece ci siete arrivati ad un soffio, quindi questa è tanta enorme soddisfazione per tutto l'ambiente, credo di sì. Assolutamente sì, come dicevi prima siamo partiti praticamente la settimana prima della prima giornata e arrivare a fare questo percorso è stato qualcosa di eccezionale, credo. Percorso eccezionale, la motivazione gliela facciamo leggere ad Esther per la tua vittoria con la pergamena e gli altri premi per Mirko Silvestri. Professionista silenzioso, guida un gruppo multietnico, plasmandolo rapidamente, sancendo una stagione portentosa. Direi di sì, gruppo multietnico con tantissimi calciatori. Mite e silenzioso, tu parli tantissimo, quindi a maggior ragione. Credo di sì, ma a volte bisogna, come diceva chi era Frisenda, bisogna parlare sul campo, non bisogna cercare di fare diciamo molte discussioni. Bravo Mirko Silvestri, complimenti per la vittoria di questo premio importantissimo.
chiudiamo con una sorpresa, perché eravamo rimasti con tutta la redazione di premiare i nuovi direttori sportivi solo di eccellenza girone A e eccellenza girone B. Invece da quest'anno, anche in promozione, è stato premiato, sarà premiato un esponente di questo campionato. Lo chiamo sul palco, è qua, lo avete già conosciuto, risale di nuovo. Miglior direttore sportivo del campionato di promozione a girone B, Federico Castrovinci della Rosmarino. Lo accogliamo con un applauso. Sicuramente Federico Castrovinci, che è salito poco fa sul palco, e ora vediamo che viso ha. È un viso raggiante sicuramente, perché Federico Castrovinci ha detto tanto poco fa, adesso devi... Penso che già ho detto quasi tutto, ti ringrazio veramente, non me l'aspettavo, ti ringrazio per la sorpresa, penso di aver detto tutto, dico, quello che c'era da dire. Allora, ora aumentano le responsabilità, perché sì, già Russello e Restuccia e anche Ettore Meli sono già proprio in difficoltà, quindi tu... E allora, per noi, come ho detto prima, non è facile... Ti spiego perché noi... No, per te, non per la Rosmarino. Per me, no, è per noi più che per me, perché noi abbiamo dei ruoli fittizi, diciamo, perché noi siamo tre soci, è una società che viene strutturata su tre soci, che siamo io, Restivo e Tomasi. Ognuno con i suoi ruoli, ma tutti facciamo tutto, e quindi quando tutti fanno tutto è là che nasce il problema. Per questo la nostra società, noi negli anni... Non c'è il risultato facile, però siccome ci mettiamo passione e cuore, sicuramente è proprio per questo che abbiamo raggiunto determinati risultati. Benissimo, allora questo premio ora lo dividete in tre, visto che siete tre storie e fate tutti e tre i direttori sportivi, e così facciamo questo. Allora, leggiamo la motivazione per Federico Castrovinci, intanto consegniamo il premio personale, questa la motivazione del suo premio. Costruisce un gruppo sano, un mix vincente tra esperienza e sfrontatezza, dimostrandosi pronto per il grande calcio. Addirittura, quindi pronto per il grande calcio. Grazie Federico, buon lavoro e complimenti per questa vittoria del campionato e soprattutto per questo premio. Chiuso definitivamente il campionato di promozione, anzi no, perché dobbiamo incoronare il miglior giocatore in assoluto, il capocannoniere e il miglior attaccante, quindi sicuramente premi a iosa per colui che non ha bisogno di presentazioni, sicuramente Santo Salerno, attaccante del Città di Mistretta, che ha battuto la concorrenza di Balde e Mocciaro e come miglior giocatore in assoluto anche di Iuculano e Boris Zingales. Vediamo quando ti ritiri, perché ciao, 8 anni, 8 volte sempre sul palco. Non ce la fanno più tutti i tuoi avversari, ma soprattutto io non so cosa chiederti, perché ogni anno cosa ti devo dire? Fabio, fatti una domanda e datti una risposta tu. Essere è così. Qui sai benissimo che non è mai semplice, Fabio. Vuol dire che durante l'anno c'è tanto impegno e sacrificio per raggiungere questi obiettivi. La nostra stagione purtroppo... Allora, è iniziata e non è iniziata benissimo, infatti abbiamo avuto un cambio in panchina e come ben sai non è una cosa positiva questa. Poi pian piano la società si è ricompattata, abbiamo cambiato allenatore, abbiamo preso altri elementi importanti, abbiamo fatto un grandissimo campionato. Merito a Rosmarino per la vittoria finale e niente, il calcio è questo e bisogna accettare il verdetto del campo. Beh, io lo so, tu lo sai, qualcuno forse non lo saprà. Santo Salerno in tutto il campionato ha infilzato tutte le retroguardie avversarie, quindi non ce n'è stata una che non può dire ha segnato Santo Salerno contro la mia squadra. Quindi questo è un ulteriore attestato di stima a un calciatore che ha fatto 38 gol, 39 in campionato, 35 e 3 più 3 in Coppa, quindi sicuramente cosa aggiungere più? Incetta di premi e credo che siano tutti meritati. Giusto così, Fabio. Sentiamo la motivazione del premio per Santo Salerno. Numeri stratosferici confermano la grandezza dell'incontrastato numero uno. Breve e concisa, ma sicuramente significativa, perché Santo Salerno rappresenta il totem di questa squadra. Naturalmente, color cotto, epica, gli omaggi dell'amministrazione comunale nella top 11 Emily. A questo punto abbiamo attività a Mistretta e rimaniamo a Mistretta. Molto probabilmente sì. Quindi sicuramente il caffè è pronto per il sottoscritto. Non lo sapevo, l'ho scoperto qualche giorno fa. Grazie, un applauso a Santo Salerno
bomber di questa squadra. A questo punto facciamo un breve break sotto l'aspetto delle premiazioni individuali e ho sempre piacere di averli con me, ci sentiamo tutto l'anno con gli interpreti non soltanto a livello regionale ma anche a livello distrettuale di Barcellona. C'è la presenza del presidente Molino e del consigliere Buglisi, quindi li accogliamo con un applauso, i due membri della federazione che sicuramente sono sempre presenti all'interno delle nostre kermesse e soprattutto presenti con noi sotto tutti i punti di vista. Può partire un applauso per gli esponenti che stanno arrivando qui all'interno del nostro palchetto. Allora, ci siamo anche in questa stagione, stiamo chiudendo un'annata importantissima sotto tutti i punti di vista. Partiamo dal consigliere Puglisi. Grazie, buonasera a tutti. Io dalla prima edizione sono sempre presente perché mi avete sempre invitato, vi ringrazio. Io devo dire questo, siamo all'ultimo, vi dobbiamo ringraziare per quello che fa questa emittente, perché non solo questa sera c'è tutto il gota della Sicilia di quelli che hanno vinto i campionati, quindi giustamente hanno la loro vetrina, ma durante tutto il campionato con i vostri servizi, con gli amici che sono intervenuti, date un servizio a tutta la comunità che praticamente piace tanto il calcio. E questo è importante perché sono queste emittenti, noi non vediamo Sky e altre cose, perché ci piace il calcio locale. E quindi è giusto dare un grosso riconoscimento a voi altri. Fra l'altro, questo mi preme dirlo, sia lei sia il addetto stampa della delegazione di Barcellona, il signor Volo, fate una cosa meritevole che ritengo che deve essere fatta in tutte le province, in tutte le delegazioni, cioè questi signori durante tutto il campionato di terza categoria fanno dei servizi e danno visibilità alla terza categoria, quindi questa è una cosa importantissima perché partiamo dalla base, certo. Quindi io vi ringrazio tanto per quello che fate, è un emittente veramente che merita tanti elogi. Grazie, noi siamo sempre nelle condizioni di invitare tutti voi perché voi ci seguite sempre passo passo, quindi a maggior ragione è d'obbligo. Ha detto tutto il consigliere, cosa bisogna aggiungere, Presidente? Non posso che aggiungere solo per ringraziarvi di tutto quello che fate. È difficile adesso parlare dopo aver parlato il Presidente regionale, il consigliere regionale, e quindi il Presidente locale cosa può dire? Che è soddisfatto per l'intera stagione, che dei campionati che noi organizziamo della delegazione di Barcellona, tutti i campionati provinciali. Quest'anno sono stati dei campionati bellissimi, avvincenti, e con grande soddisfazione fino alla fine del campionato, un campionato incerto fino all'ultimo, specialmente quello di terza categoria che è quello maggiore del nostro. L'unica cosa che mi duole, diciamo, per quanto riguarda l'impiantistica sportiva, io adesso dovrò cominciare a fare i conti con i campi disponibili. Ne approfitto per ringraziare le società e le amministrazioni comunali che sono state disponibili a condividere i campi con le altre società, quindi ricordo che in alcuni campi giocavano 4 società, che ogni società fa minimo 3 campionati. Grazie. Allora, sì, intanto possiamo. Grazie. Lo accetto con immenso piacere, sicuramente, e noi consegniamo anche alla. Sì. Allora, consegniamo una pergamena perché come abbiamo fatto con il Presidente Morgana, voi non avete vinto nulla, ma la missione è stata compiuta e quindi a maggior ragione ci sarà la possibilità di poter mettere tra i cimeli anche la nostra pergamena. Grazie sempre. Volevo chiudere con un complimento al signor Sindaco per questa location e per quello che abbiamo visto in paese, perché io già lo conosco. Il paese l'abbiamo visto tante volte e sicuramente ci ritorneremo con le nostre famiglie. Benissimo, allora ottimo, anche un applauso anche ai due componenti.
Allora, velocemente andiamo con le... Io parlo con due microfoni, quindi non mi rendo nemmeno conto che ho l'archetto, naturalmente. E scendiamo di categoria. Scendiamo di categoria nel campionato di prima categoria, girone B. Lo dico io cosa è stato questo campionato, un campionato avvincente con tante nebroidee e con tante squadre palermitane che si sono sicuramente dimenate all'interno di un torneo molto ma molto interessante. Ci ha fatto quasi il ci aveva preso gusto sicuramente il Sinagra, era arrivato quasi vicino alla vittoria del torneo, invece poi al photo finish si è ripreso il Bagheria e ha vinto il campionato, direi meritatamente, ma tante squadre importanti nebroidee, come abbiamo detto, hanno fatto un gran campionato a partire dalla Futura Brolo, continuando per il comprensorio del Tindari, e anche Nasitana e Sfarandina che si sono ben dimenate all'interno di questo torneo. Però, come abbiamo detto, a trionfare è stata la squadra del Bagheria 90-011. Vincitrice del campionato, accogliamo sul palco due esponenti della società, naturalmente li accogliamo con un grosso applauso. Applauso per un sodalizio che sarà presente ai nastri di partenza del campionato di promozione, Giuseppe Mineo, ce l'abbiamo qui con noi, e abbiamo anche Elio Moretto, ci sentiamo spesso per telefono, ma ogni tanto, dopo aver parlato per un paio d'ore, penso che un lapsus oppure una dimenticanza ci sta. Però è un piacere avervi qua, ci siamo interfacciati durante tutto il corso dell'anno, nonostante avevamo qualche piccola naturalmente pendenza al lato nebroideo, però con due persone come voi ho avuto un ottimo rapporto, quindi sono anche felice che alla fine abbiate vinto il campionato. Sì, grazie a voi per essere qui. Intanto diciamo che forse alla fine abbiamo vinto meritatamente, siamo stati in testa per quasi tutto il campionato, soltanto per due o tre partite credo che ci siamo trovati secondi, però poi penso che alla fine abbiamo meritato. Stagione importante, come abbiamo detto, altalenante, quando si è partiti settembre-ottobre già sembrava un campionato chiuso, poi c'è stata una fase di stallo e poi Sinagra e Frutura si sono fatte sotto, ma come avete detto alla fine avete vinto meritatamente e soprattutto forse il cambio di guida tecnica ha dato quel quid in più, non che Peppe Rinaudo non sia un allenatore, ma non aveva probabilmente il tempo a disposizione per poter stare 24 ore su 24 all'interno del gruppo. Allora, siamo partiti benissimo con Peppe Rinaudo, poi dico c'è stata una fase dove sono andati via anche giocatori e quindi comunque è cambiata qualcosa. Poi a dicembre naturalmente subisci forse il colpo di una preparazione fatta molto bene e quindi diciamo c'è stata questa fase calante, però merito di Rinaudo, merito di Delisi, merito di tutti i calciatori, merito della società che ci ha creduto, ci siamo riusciti, siamo partiti per vincerlo questo campionato, la non verità c'è è questa, non c'è siamo dubbio. Partiti per vincerlo, da neopromossa, tre campionati vinti dalla terza alla prima. Dico ce la meritiamo, dico rispetto per Sinagra, rispetto per Brolo, rispetto per tutte le società di questo campionato, però dico alla fine siamo stati caparbi. Sicuramente quando ascolterai la motivazione probabilmente ci ho visto giusto. In ogni caso un Bagheria che ripartirà da Aiello sicuramente non avrà Delisi in panchina. Ascoltiamo la motivazione. Stagione intensa e al cardiopalma, culminata con l'apoteosi finale. Giusto premio per la regolarità dimostrata. E direi di sì, nel corso del campionato, come abbiamo detto, regolarità, quindi questa è la pergamena con color cotto, gli omaggi dell'amministrazione comunale, ricordiamo, Pasticceria Italia e Oleificio Rubino, quindi prodotti importantissimi di questa bella cittadina. Grazie Elio e grazie Peppe per la stagione, soprattutto per la vostra disponibilità, dico più tua, nel senso che nel gruppo ogni qualvolta ti chiedevo qualcosa anche alle 3 di notte mi rispondevi, quindi sicuramente grazie tantissimo e ci sarà occasione il prossimo anno di rimanere e di interfacciarsi. Grazie, un applauso al Bagheria che ha vinto questo campionato di prima categoria e ritorna in promozione, saranno due le squadre di Bagheria, ma andiamo a capire i premi da consegnare a questi interpreti anche di questi campionati. Non partiremo dal portiere fino al miglior giocatore, ma avremo tre candidature e tre premi. Il primo è per gli under che sicuramente sono stati tanti e in numero
sproporzionato, però uno salirà sul palco, non salirà Rizzo della Futura, non salirà Doccola del Gangi, ma salirà Igor Conti della Sfarandina. Arriva ragazzo giovane, 2 anni fa alla Sant'Angiolese, ma tra le altre cose senso di appartenenza, quest'anno è ritornato a Castellumberto, ma Sfaranda, perché bisogna fare molta ma molta attenzione, ma soprattutto ha dimostrato, pur essendo un giovane, classe 2005, di essere già pronto per il grande salto. Mi ha detto non farmi troppe domande, però io non te ne faccio domande, dici tutto quello che hai nell'animo per questa bella stagione e soprattutto per questo premio. Tanto ti ringrazio per il riconoscimento, la nostra stagione è stata tra alti e bassi, però alla fine l'abbiamo consacrata con la salvezza. Diciamo che è stato un campionato molto alto allenante, tra tanti derby, con la Futura, col Sinatra, con l'Orlandina, però alla fine l'abbiamo incluso una bella salvezza. Direi che io ho dimenticato di menzionare tra le squadre nebroidee anche l'Orlandina, che ha fatto un ottimo campionato. Io ho un figlio che gioca a calcio, ha giocato con te e do pochi consigli. Salvo Conti, quanti consigli ti dà? Dopo la partita me ne dà tanti. Ma ti bacchetta, è più bastone o più carota? Mezzo e mezzo, ma sicuramente è una persona che certamente è un grande allenatore, quindi a maggior ragione ti darà i giusti consigli. Andiamo a premiare Igor Conti con Ilenia che ci legge la motivazione ed Esther è pronta per consegnare i riconoscimenti. Giovane veterano, in prima dinamicità e fosforo, garantendosi l'etichetta di top stagionale. Top stagionale, fosforo e dinamicità all'interno di una stagione importante, meno male che per la Sfarandina è arrivata questa salvezza e il prossimo anno sicuramente sarà migliore. Si ripartirà da questo premio, sei pieno di responsabilità. Esami di stato fatti? Ancora no. In bocca al lupo, un applauso a Igor Conti, sicuramente ragazzo che vedremo negli anni a seguire in questo campionato. In questo campionato di prima categoria non lo ritroveremo più il prossimo anno perché lui non ha raggiunto la promozione guidando la propria squadra, ma l'ha raggiunta firmando il contratto con una nuova squadra di promozione. In 3 per la palma di migliore allenatore della stagione, Delisi del Bagheria, Bonfiglio del Sinagra, ma ha vinto lui, Francesco Catalfamo, allenatore della Futura Brolo 2023-2024. Arriva sul palco altro esponente importante, un aquilotto che non so se adesso volerà, potrà volare dalla nuova destinazione perché col parapendio. Allora, Francesco Catalfamo, sicuramente tecnico emergente che quest'anno ha avuto questo riconoscimento di miglior allenatore, testa a testa con Bonfiglio, e ottima posizione anche per Delisi che ha fatto, abbiamo ascoltato poco fa, le fortune anche del Bagheria nella seconda parte della stagione. Ciccio Catalfamo, le cose belle finiscono spesso e volentieri, vi siete fermati con la Margheritese, chiuso il discorso con la Futura, ci sarà una nuova sfida, ma direi che tu rimani un aquilotto sempre e comunque, perché indubbiamente la Futura è la squadra del mio cuore, lo posso dire. Una volta tifavo Juve, adesso tifo Futura. In questi giorni l'ho scritto, ma è giusto ribadirlo, il grazie alla società che mi ha aiutato tanto, mi ha fatto crescere come allenatore all'inizio quando ho cominciato, mi ha ripreso in un momento particolare, mi ha dato forza, mi ha dato coraggio, mi ha supportato. Ci voleva la ciliegina sulla torta, non c'è stata sotto il punto di vista del risultato finale, ma credo che abbiamo fatto un campionato molto bello, un campionato importante, gli obiettivi che ci eravamo fissati li abbiamo centrati e soprattutto abbiamo ridato entusiasmo ad un paese che un pochettino si era spento negli ultimi anni e spero che questo entusiasmo, e sono sicuro, lo porteranno avanti augurandomi che facciano ancora meglio di quello che abbiamo fatto noi quest'anno e il prossimo anno ritrovarli, o magari io me ne vado ancora più in alto, non si sa mai, no? E infatti sicuramente, perché lo sappiamo, lo possiamo dire, è ufficiale che non sarà l'allenatore della Futura, sarà l'allenatore della Luntina in promozione. Dolorosa la separazione, come abbiamo detto, perché come hai detto tu sei un aquilotto,
Libagheria ha vinto, ma Sinagra e Futura hanno tenuto testa alla grande. Libagheria ha vinto meritatamente, ma Sinagra e Futura hanno tenuto testa alla grande in un campionato dove sicuramente le palermitane erano molto più attrezzate rispetto a noi messinese. E mi permetto di fare i complimenti al Sinagra, che ha fatto un campionato stupendo, contro compagini che appunto erano più attrezzate, vai a vedere Casteldaccia, Castellana, quindi diciamo che sia noi che loro, ma anche il comprensorio, siamo state le squadre che un po' hanno tenuto alto il Messina, diciamo, in questo campionato, e ci siamo ben confrontati, diciamo, ecco. Consegniamo la pergamena a Francesco, e nel frattempo volevo fare una comunicazione, Francesco. No, io desideravo sul palco due persone importanti per me quest'anno, che sono stati i 10 punti che servono per arrivare poi a fare la finalissima playoff. Il mio, allora, mio collaboratore Simone Coltivore. Li facciamo salire, nel frattempo facciamo la premiazione, perché il tempo è tiranno. Se il presidente non scende, non ti farò più per la futura. Infatti, intanto leggiamo nel frattempo, in attesa che arrivi, se arriva il presidente, la motivazione. Mite, scrupoloso e con straripante spirito di abnegazione, guida sapientemente gli aquilotti ad un passo dal sogno. E questa è la motivazione per la vittoria di questo premio. Se arriva il secondo di Ciccio Catalfamo e il presidente, per una battuta al volo, perché siamo addirittura d'arrivo, li vuoi presentare tu col nome e cognome? Simone Condipodero. Simone Condipodero e Vittorio Astone. È presidente Vittorio Astone. Eccoli qua, quindi possiamo... È doveroso, lo abbiamo fatto solo e esclusivamente perché lasci questo mondo della più avanti mettiamoci, perché mi sgridano. 30 secondi. Allora, 30 secondi solo tu, allora, Vittorio. Ringrazio il mister per tutto quello che ha fatto sicuramente, ringrazio tutta la società per quello che ci ha permesso di fare questa stagione, meraviglioso. Benissimo, il suo secondo rimarrà a Brolo oppure sarà con il mister? Sarà con il mister, non si separano. Ormai siamo innamorati. Ormai siete innamorati. Complimenti a tutta alla futura e complimenti anche a Ciccio Catalfamo e al suo staff. Un applauso per Ciccio Catalfamo e la futura, sicuramente stagione importantissima di prima categoria, che chiudiamo con due grandi giocatori importantissimi. Parlo con la regia, naturalmente. Due grandi attaccanti, uno è il capocannoniere di questo campionato, che al fotofinish è riuscito a battere la concorrenza di altri interpreti importanti, lo chiamiamo sul palco, Cristian Adamo del comprensorio del Tindari. Un applauso per il giocatore pattese, che con il comprensorio del Tindari è stato l'uomo in più e alla fine è riuscito a vincere questa classifica di capocannoniere. Una squadra del comprensorio del Tindari, l'altra squadra Nebrodea, che si è ben comportata e che poi però alla fine non ha trovato un posto nella griglia, ma direi una stagione importante per Cristian, che passano gli anni ma sotto porta è sempre molto ma molto letale. Sì, sono molto contento per il risultato personale ottenuto e voglio sottolineare che noi quest'anno eravamo una squadra abbastanza giovane, costruita da 2 anni e potevamo fare molto di più, però giustamente con l'inesperienza dei giovani purtroppo a lungo andare l'abbiamo pagata. L'avete pagata anche se avevate ottimi giocatori e tra le altre cose qualcuno diceva a livello di rosa il comprensorio del Tindari delle Nebroidee è quella che è meglio assortita. Però alla fine sono arrivati più avanti Futura e Sinagra. No, e anche soprattutto la Futura e il Sinagra erano due squadre abbastanza attrezzate rispetto a noi, squadre che comunque durante gli anni hanno fatto i loro campionati di grande livello. Sicuramente, ma il re dei bomber è stato Cristian Adamo, ascoltiamo la motivazione e poi consegneremo il premio. Brevilinio e con colpi strepitosi, ottimo per tutte le stagioni. A suon di gol, trionfa nella speciale graduatoria. E il re dei bomber è lui con i riconoscimenti ed entra di diritto anche lui nella top 11. Emily, Cristian Adamo, un passato con Pro Falcone, con la nuova rinascita, adesso col comprensorio del Tindari, adesso ci riposiamo e poi si ripartirà per la nuova stagione.
Bravo Cristian, un applauso anche a lui e chiudiamo questo campionato di prima categoria Girone B con il giocatore che in assoluto è stato votato come migliore del campionato. In lizza Adamo che è andato via, Mazzola del Bagheria, ma a trionfare, eccolo qua, Gabriele Scaffidi della Futura. Gabriele Scaffidi, sicuramente elemento importante della squadra di Ciccio Catalfome e del presidente Astone, che riesce a vincere questo premio prestigioso. Lo scorso anno lo ha vinto nel vostro campionato Antonino Frisenda, stavolta ce l'hai fatta tu ed è, direi, tanta roba per un ragazzo che, dico io, esemplare non soltanto in campo ma anche fuori. E non sono frasi di rito, quindi, perché io non sono il tipo. Grazie Fabio, grazie a tutte le persone che mi hanno votato, grazie per questo premio, un grazie al mister e a tutti i miei compagni che, diciamo, del percorso che abbiamo iniziato dall'anno scorso quando è subentrato il mister, abbiamo concluso questa avventura fantastica, peccato per la ciliegina sulla torta, però siamo contenti, soddisfatti e ci siamo goduti ogni singolo momento. Cosa ha avuto in più la Margheritese rispetto a voi nell'ultimo appuntamento? L'esperienza di qualche calciatore? Sì. Allora, sicuramente la Margheritese aveva degli elementi validissimi. Però come tutte le partite secche, diciamo, ci sono degli episodi che possono condizionare più o meno la partita e loro sono stati più bravi a sfruttarli. Benissimo, e questo ha fatto la differenza. Gabriele Scaffidi premiato dalla nostra Esther. Ilenia ci legge la motivazione. Atleta ammirabile, diligente, con spiccati doti realizzative, si leva superlativo sportivo stagionale. Premio importante, anche tu entri nella top 11 Emily, quindi altro ulteriore riconoscimento. Bravo Gabriele, te ne andrai con il mister nel borgo, da uno dei borghi più belli d'Italia, oppure rimarrai il sabato e la domenica niente mercato? Il sabato e la domenica niente mercato. Bravo, bravo. Hai visto, hai ascoltato bene i tuoi predecessori e quindi ti sei rifugiato in calcio d'angolo. Bravo Gabriele, un applauso per l'attaccante della compagine della Futura. Siamo quasi addirittura d'arrivo, prima di chiudere con l'ultimo campionato io chiederei all'amministrazione comunale di salire sul palco perché c'è una premiazione speciale e quindi a maggior ragione invito il sindaco e i componenti dell'amministrazione comunale per chiosare questa ottima kermesse che è proprio quasi ai titoli di coda. Io intanto buonasera con il sindaco abbiamo parlato, adesso questo è un momento dove lascio la parola al sindaco e io ascolto. Ascolti, non sono un grande mettiamoci un po' davanti. Bene, niente, noi come amministrazione comunale che siamo attenti naturalmente a tutte le attività sociali che ci sono all'interno del nostro comune in modo di vicinanza per quelle che sono le attività sportive portate avanti nella nostra città, vorremmo premiare la nostra squadra che è la Nasitana, perché la Nasitana quest'anno compie 60 anni di attività e non sono poche. Infatti prima con il presidente Buglisi, il presidente Molino parlavamo un attimo di questo obiettivo, di questo traguardo che non è da tutti, quindi la storicità della nostra squadra, la storicità del calcio all'interno della nostra città sicuramente è da attenzionare, così come lo abbiamo fatto sempre, così come ci stiamo impegnando nonostante le tante difficoltà per l'impianto sportivo che abbiamo e che voglio rassicurare appunto la dirigenza, ma gli sportivi di Naso, ma non solo di Naso, di tutto il comprensorio, perché avere un impianto sportivo come quello di Naso che ritengo sia di livello superiore rispetto a tanti altri impianti che vedo in giro. Praticamente assieme con il presidente Morgana poco fa probabilmente abbiamo trovato una soluzione tecnica e quindi spero vivamente che la Nasitana anche nel prossimo anno possa continuare l'attività sportiva all'interno di questa città e con il supporto dell'amministrazione così come è stata fatta fino ad oggi.
Quindi... Beh, intanto questo è qualcosa di positivo, una bella notizia. Beh, sicuramente, perché sappiamo tutti che essere nomadi non è facile, perché sono dei punti in più che vengono inseriti in cascina, glielo assicuro io, perché è normale, la propria casa è la propria casa. No, lo so, anche perché ho visto con i miei occhi le difficoltà di tanti di tanti paesi attorno a noi che hanno dovuto giocare in campi neutri, effettivamente fuori dalle proprie mura, non è facile. A maggior ragione non è facile per una squadra come la nostra, dove il sostegno dei propri tifosi è essenziale. Quindi noi ci siamo e ci saremo, come abbiamo sempre fatto, l'amministrazione comunale di Naso c'è. Intanto procediamo alla premiazione. Allora, per la premiazione intanto ha un dirigente della Nasitana che può venire sul palco per dare un premio alla Nasitana per i propri 60 anni. E allora, e un esponente della Nasitana, e poi ci sarà un altro premio, ma intanto... Un altro premio pure. Sì, sì, e allora intanto la... Arriva un esponente della società della Nasitana. Ma vorrei che venisse qualche altro dirigente pure, no? Perché è un premio dedicato a tutta la squadra. Arrivano più di uno, accomodatevi, buonasera. Allora, prego, io mi defilo un attimo, ecco, così... Bene, allora il premio è per il 60° anniversario ai dirigenti e ai calciatori che hanno segnato la storia della Nasitana. Naso 16 maggio 1964, che era stata la data della prima riunione del sodalizio della Nasitana, che ha sancito la nascita della squadra, adesso nel 2024 per i 60 anni dell'attività. Quindi questo l'amministrazione comunale e io personalmente, con gratitudine per tutta l'attività finora svolta. Complimenti allora per questo traguardo importantissimo, 60 anni della Nasitana. E poi... Bene, un'altra piccola sorpresa. Le sorprese stasera in questo finale di trasmissione sono a Iosa, quindi... Con estrema gratitudine, simpatia, amicizia, riconoscenza per tutto quello che rappresenta per gli sportivi nasitani come esempio, no? Perché... all'interno della società di oggi, come in tutte le altre istituzioni, l'importante è l'esempio. Allora, per premiare l'esempio, l'amministrazione comunale vuole premiare una persona che è stata sempre presente, senza mai sbavature, facendo il proprio dovere, ma non come dovere, ma come piacere, sicuramente all'interno dell'attività sportiva, ma non solo sportiva, dell'attività sociale della nostra città. Allora, al signor Pippo Cupane, appassionato amante del suo paese, che sin dalla fondazione della Nasitana ad oggi ha profuso con totale spirito sportivo e di abnegazione quei valori che rendono grande una squadra. Quindi, con estrema gratitudine a nome di tutta l'amministrazione, voglio premiare Pippo per tutto quello che fa giornalmente, per quello che ha fatto e per quello che ancora farà. Con emozione voglio premiare Pip. Grazie. Benissimo, altro premio importante da sorpresa, la kermesse delle sorprese. Bene. Vogliamo chiusare con, abbiamo un altro esponente dell'amministrazione comunale, due paroline così. Vi ringrazio innanzitutto per aver scelto Naso come sede per questo meraviglioso incontro annuale. Stiamo chiudendo da parte nostra in maniera così orgogliosa, perché avere accanto chi rappresenta la Nasitana, una squadra, il calcio, quello che significa il calcio, l'inclusione, l'integrazione, i sacrifici, non soltanto per chi si mette in campo ma anche dal punto di vista tecnico. Vedo i ragazzi, gli under, che si formano pian piano con quelle magliette e che imparano la disciplina nello stare insieme, l'amore per la condivisione, perché il calcio significa veramente tanto, la palla gira, continua a girare. Conosco proprio da vicino anche persone che amano il calcio a prescindere dall'età, che quando entrano nel campo vibrano, quindi questa passione la comunicano in famiglia, e penso che sia veramente un grande valore il calcio dal punto di vista sportivo. Grazie
ai dirigenti, grazie a chi non gioca più proprio in questo rettangolo verde, ma che continua a spendersi e che continua a spendersi dal punto di vista anche sociale, perché per noi è importante continuare e prodigarci affinché la Nasitana abbia la sua appartenenza, abbia il suo campo. È difficile a volte dal punto di vista politico, l'ingranaggio spesso non è come vorremmo, ma ci stiamo impegnando e questa è una promessa che si fa anche da qui, da questo palco del Teatro Vittorio Alfieri, e noi vi invitiamo a visitare Naso. Oggi Naso diventa il centro quasi della Sicilia, perché Naso in fondo ce l'abbiamo tutti, quindi perché non visitare Naso? Grazie. Benissimo, a tutti. Grazie, grazie, noi naturalmente li abbiamo fatti all'inizio, intanto grazie a Guroni per questa 60 anni, sicuramente il sindaco si prodigherà, certamente Naso è un paese che ha vissuto di epopee anche calcistiche, non merita la prima categoria, qualche categoria superiore, e penso proprio che ci devono essere tutti i presupposti per riportare Naso insieme, come avete visto, tanta gente, promozione, eccellenza, serie D, non dico serie D, ma sicuramente promozione abbondante, ce la possiamo fare. Complimenti, sicuramente sì, 60 anni sono tanti. Un applauso a tutta la Nasitana e grazie anche all'amministrazione comunale per quanto fatto. Andiamo con l'ultimo campionato sicuramente di questa cavalcata nostra, siamo ai titoli di coda in ogni caso. Abbiamo parlato di prima categoria girone B, prima categoria girone C. Mettetevi d'accordo Paolo o Davide, chi vuol dire 30 secondi qualcosa sulla prima categoria girone C? Un'altra bella categoria, soprattutto due squadre che hanno ottenuto la promozione in maniera diversa ma sempre meritata. La presenza dell'una ha reso bello il campionato, perché tra Monforte, che ha vinto il campionato, il girone C e anche la Coppa Sicilia, e il Città di Villafranca, che ha ottenuto la promozione tramite i playoff, hanno veramente reso una stagione divertente, sempre punto a punto, quindi entrambe hanno meritato il salto di categoria. Assolutamente sì, due grandi squadre, ma dietro sono arrivate squadre come il Terme Vigliatore, come l'Orsa, che hanno fatto un campionato straordinario, e quindi però alla fine sicuramente qualcuno si doveva fermare e non raggiungere l'obiettivo, due l'hanno raggiunto questo obiettivo. E allora in prima categoria girone B, come ha detto il buon Davide Bill, ha vinto il Monforte Calcio, che è riuscito al fotofinish a vincere il campionato. È una serata di festa e io non voglio far polemica, ma sicuramente il Monforte non ha dato risposta di presenza a questa manifestazione, e quindi sicuramente dispiace tantissimo, ma soprattutto non perché la trasmissione di Antenna del Mediterraneo, ma perché il premio Sergio Granata, quindi sicuramente hanno perso qualche occasione buona loro, quelli del Monforte, pazienza, noi sicuramente ci siamo stati lo stesso e stiamo facendo una bella serata con tanta bella gente. Naturalmente il Monforte Calcio ha vinto il campionato, abbiamo una pergamena, una vittoria annunciata ma raggiunta grazie allo spirito di sacrificio di tutto l'ambiente con ciliegina della Coppa, quindi sicuramente una stagione importante, e sarebbe stato bello avere i massimi esponenti qui all'interno del palco. Così non è stato, ma così accogliamo con immenso piacere anche coloro che dalla porta secondaria sono giunti in promozione, ovvero la squadra della SD Città di Villafranca, che vincendo il playoff naturalmente ha raggiunto il Monforte in promozione. Quindi salgono sul palco gli esponenti della dirigenza del Città di Villafranca per raccogliere il premio. Credo che ci sia il massimo esponente, il presidente e qualche altro dirigente, sicuramente per essere incoronati per questo campionato importantissimo anche della compagine tirrenica, che ha fatto veramente bene, soprattutto un girone di ritorno straordinario. Arriva credo il presidente, buonasera e complimenti, un altro dirigente, il vicepresidente, quindi abbiamo il Gota, presidente e vicepresidente, quindi proprio praticamente siamo in una botte di ferro. Allora, stagione straordinaria, il Monforte è costruito per sbaragliare la concorrenza, ma poi nel girone di ritorno il buon capitano vostro mi ha detto a gennaio ci siamo rinchiusi in uno stanzino e abbiamo deciso proviamo a vincerle tutte e così faremo qualche scherzetto al Monforte. E così è stato, è tutta la verità che ha detto il capitano. Se io vado a pensare quello che è successo a luglio, ad agosto, dove praticamente non sapevamo
se il campionato lo facevamo, perché siamo rimasti senza giocatore e senza allenatore. Abbiamo preso un gruppo di ragazzi di Messina, dove praticamente abbiamo preso una famiglia e l'abbiamo portata a Villafranca insieme ai mister, e abbiamo raggiunto un obiettivo che per noi era veramente una chimera. Ci siamo riusciti con impegno, e diciamo anche mettendo anche un po' di professionalità, perché abbiamo formato una famiglia, proprio era una famiglia bellissima, è stato un campionato eccellente. Sicuramente, molto ma molto al cardiopalma, si è deciso nell'ultima giornata, e intanto prendiamo il premio e poi faremo chiosare al presidente questa stagione sicuramente importante. Sarà Esther a leggere la motivazione per la vittoria del Villafranca dei playoff. Percorso strepitoso, culminato con la vittoria playoff, è raggiunto grazie al senso di appartenenza. Senso di appartenenza è sicuramente grande stagione. Ecco, presidente, con i riconoscimenti, naturalmente con i nostri sponsor e con l'appoggio dell'amministrazione comunale. Presidente, e allora tocca a lei chiosare sicuramente una stagione importantissima, come abbiamo detto, una grande famiglia, e quando c'è una grande famiglia i risultati non tardano ad arrivare. Grazie dell'invito, ha detto tutto il vicepresidente, doveva aggiungere tanto, dobbiamo dire solo grazie a noi che a Villafranca c'è il calcio, e insieme al mister, che ora salirà pure lui, l'altro mister in seconda che non è potuto venire, e grazie a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo e che stiamo facendo una bella cosa. Beh, direi allora senso di appartenenza è la parola consona. Sì, appartenenza, come ha detto Santino, una famiglia. Benissimo. Dei ragazzi allora volenterosi che ogni giorno e ogni sera alle 8:30 andare a fare allenamento sotto l'acqua e sotto il vento. Non è facile. Non è facile. E la domenica essere presenti tutti dal primo all'ultimo e dare i risultati, che sapete bene i risultati che abbiamo avuto. Logicamente abbiamo vinto l'ultima partita a un punto, arrivare a un punto della prima. Beh, non direi è, di sì. Non infatti, è per tutti. È stato bello per noi che lo abbiamo commentato. Esatto. Grazie alla SD Villafranca, complimenti per la vittoria e per la bella stagione. Grazie a voi. Grazie. E sicuramente la SD Villafranca, come ha detto, ci sono tanti interpreti importanti, tra questi, tra i giovani, ne emerge uno, perché in nomination c'erano Calderone dell'Orsa, Malan del Terme Vigliatore, ma a vincere è stato Alessandro Galletta, che sale qui sul palco del Teatro Alfieri di Naso per ricevere il premio come miglior under di questo campionato. Alessandro, che sicuramente ha dato tantissimo, e credo contro il Monforte hai segnato tu, credo di sì, allora ricordo bene, tra le tante partite che ho visto, quella è stata una partita importante dove forse avete messo il muso davanti, ma poi alla fine nulla da fare, la gara di Terme Vigliatore vi ha tarpato le ali per il campionato. Allora, intanto grazie per l'invito e grazie per questo riconoscimento che non mi aspettavo. Sì, sicuramente quando abbiamo vinto la partita con Monforte speravamo che era tutto in salita, perché comunque, come ha detto il nostro capitano, ci siamo chiusi e ci siamo messi a riccio come una famiglia, senza sentire voci, persone che andavano contro di noi, non ci interessava niente, andavamo dritti ogni allenamento, ogni partita, senza sapere niente da nessuno, perché era quello che noi volevamo. Però certo, arrivare a un punto è brutto, ma allo stesso tempo ci ha formato come ragazzi, come gruppo, soprattutto grazie al mister, al presidente, che non ci hanno mai fatto mancare niente. Io sono arrivato a gennaio, non ho fatto parte di tutto il percorso, ma posso dire che è come se lo fosse, perché mi hanno aggiunto in questa famiglia come se era il primo giorno e non mi hanno mai fatto mancare niente. Beh, sicuramente hai avuto anche tu le caratteristiche per integrarti immediatamente. Allora, premio per Alessandro Galletta, classe 2004. Tenera età, ma ottimo interprete del ruolo. Si integra alla perfezione nel gruppo squadra, risultando super nell'economia del torneo. Diventi super, ma deve essere un punto di partenza, ricordalo sempre, non è un punto d'arrivo. Bravo Alessandro, complimenti per questa vittoria importantissima.
E a chiudere il discorso delle premiazioni, ultimo ma non per meriti, ma sicuramente perché la scaletta qualcuno deve essere il primo e qualcuno deve essere l'ultimo. Lui è risultato il migliore allenatore, quello più votato di questa stagione, ha battuto la concorrenza di Pirri dell'Orsa e Cambria del Monforte, Antonino Cannaò del ASD Città di Villafranca. Eccolo qui, Cannaò. Non ama i social, quando gli mando i messaggi mi chiama perché non vuol parlare tramite messaggi vocali, quindi a maggior ragione, uomo di vecchi, d'altri tempi. Mi piace parlare e non chattare perché mi dà molto fastidio. Ti piace parlare, ma soprattutto ti piace guidare le squadre e portarle al trionfo. Mi piace soprattutto guidare la squadra che ho guidato quest'anno, perché è stata una grande società, una grande squadra, e sono molto contento intanto di questo premio, perché essere il miglior allenatore, saltando un allenatore che ha vinto il campionato e ha vinto anche la Coppa, mi sento un attimino più orgoglioso. Vuol dire che ho fatto qualcosa di buono, vuol dire che abbiamo fatto un grosso campionato, pur non pensando di fare un salto così grande ed arrivare alla fine. Poi perdere il campionato nell'ultima partita, sfortunata perché si poteva anche vincere, però contento perché sono riuscito dopo 10 anni a portare il Città di Villafranca in promozione. Questa è una grande cosa. Contento di tutti, l'unica cosa che devo fare, devo ringraziare il mio collaboratore Eugenio Mazzeo, che stasera non c'è, che ha il bambino che ha la febbre alta, quindi è rimasto a casa, e il preparatore dei portieri, perché in tre, assieme a tutta la dirigenza, già l'ha detto il presidente e il vice, noi siamo una grande famiglia. Noi andiamo a divertirci per giocare a calcio, nient'altro. Grazie di tutti e sono contento per quello che abbiamo fatto. Sicuramente, e sarai il tecnico della SD Città di Villafranca per la prossima stagione. SRC leggerà la motivazione, così dicono i social, che tu segui poco, come hai detto, dicono che sei stato confermato. Saggio e riflessivo, guida un gruppo strepitoso e ben assortito, conducendolo nella categoria superiore. E questo il merito di Antonino Cannaò, che sbaraglia la concorrenza delle squadre che sono arrivate ai playoff, vincendo a Santa Teresa una partita importantissima ai tempi supplementari e raggiungendo l'apoteosi della promozione. Complimenti e buon lavoro per la prossima stagione. Le ultime due premiazioni che non riusciremo a fare naturalmente, perché come ti dicevo il Monforte non sarà presente all'interno di questo premio Sergio Granata, dovevano essere insignite al capocannoniere Giuseppe Dama, che ha vinto nei confronti di Lio Rotella, e poi per il miglior giocatore in assoluto del campionato di prima categoria Girone C, devo dire con una valanga di voti, che è Charlie Venuti. Charlie Venuti, devo dire che stamattina mi ha mandato un messaggio dicendomi ho dei problemi e non posso arrivare, quindi sicuramente sotto questo punto di vista io prendo per buono quello che mi è stato detto. Nelle altre circostanze, vi ripeto, non ho avuto nessuna risposta né positiva né negativa e mi dispiace naturalmente. Adesso siamo ai titoli di coda. Gaetano, se mi prendi quelle due verdi, no, solo le due verdi, perché è normale che le mie due donzelle, possiamo dire, le mie due, non le posso chiamare veline, sicuramente sono state deliziose, meritano un applauso sicuramente perché erano in un ruolo abbastanza nuovo per loro. Esther con me fa teatro e quindi magari un po' più spigliata, Ilenia magari naturalmente si è prestata e vi ringrazio ugualmente, un piccolo pensierino per questa bella serata. Io volevo chiudere sicuramente con Paolo Munafò, Davide Billa, Lucio Volo, se c'è qualche altro degli addetti ai lavori che spesso e volentieri vengono con me. Avvicinate un attimo, così chiudiamo come al solito. Se c'era, ho visto Danilo Scurria, se c'era anche, non so se è arrivato Gabriele Onofaro, se c'era, salite un attimo così chiudiamo. Volo, Lucio, è inutile che fai, che mi dici sbrighiamoci e poi ti siedi là, altrimenti devi farti. Gaetano, vieni pure tu, sicuramente che sei elemento importante, perché come consuetudine chiudiamo sempre in questo modo. Devo dire che mancano dei ragazzi che sono Gabriele Onofaro, vieni, sali anche tu sul palco, non so se c'era
se c'era Salvatore Calà che lo avevo invitato, qualche altro, non so, comunque se c'è qualcuno di coloro che sanno possono salire sul palco. Ripeto, i ragazzi di Sport Sicily, Cammucca e il buon Salvo Geraci non sono presenti, ma sono giustificati perché mi hanno detto che avevano un impegno, quindi sotto questo punto di vista credo che non ci siano problemi. È la nostra classica chiusura di ogni anno per questo premio Sergio Granata, sicuramente grazie consigliere, di una stagione importante, perché pure a noi tocca di chiudere un poco per poi ripartire, anche se c'è qualcuno che ieri sera era nei tornei di calcio a 5 e quindi non stacca mai la spina, però è giusto che sia così. Direi avete due microfoni ciascuno, quindi che so, partirei da Davide Billa, prezioso come al solito, Gazzetta del Sud. Avete 30 secondi ciascuno per chiosare una stagione trionfale, anche questa, possiamo dire anche questa è andata a buon fine. È andata a buon fine, è andata bene, solo per rinnovarti i ringraziamenti per l'invito, il piacere di essere ogni anno qui, o quasi ogni anno, quando mi è possibile, sai, è sempre un piacere essere qui con te a questa festa del calcio messinese e non solo, perché segui veramente a 360 gradi tutti i campionati siciliani, quindi complimenti a te per il lavoro e speriamo ovviamente di continuare anche la prossima stagione a collaborare insieme. Mia moglie ti guarda male che hai detto dobbiamo continuare la prossima stagione, e quindi missione compiuta, e quindi un piccolo riconoscimento anche a te. Io mi unisco. No, devi dire qualche altra cosa, no, è troppo semplice. Tu che parli sempre tutto l'anno, dal primo di agosto fino al... La serata per continuare a farlo, quindi la chiudiamo subito. No, vabbè, dai, scherzi a parte. Come al solito è stata una stagione travagliata, faticosa, però avvincente fino alla fine. Noi abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi, speriamo di averlo fatto bene, giudicheranno gli altri, e quindi ci rinnoviamo per ricominciare già tra qualche settimana, poca sosta anche per noi, dai. In corso d'opera mi hanno chiesto una sera, ero ospite di una emittente radiofonica, mi hanno detto qual è stata la partita più bella che hai commentato con Paolo Unafò. Io gli ho risposto la prossima che faremo, così giustamente mi sono... Ci stiamo già preparando. Ci stiamo preparando. E intanto per quest'anno la missione è compiuta, anche a te. Voleva la birra Paolo. Voleva la birra? Ora ci sarà okay. Il rinfresco. Tu hai 20 secondi e stai attento a quello che dici. Va bene, allora ti ringrazio per l'opportunità che ci dà annualmente per questo finale di stagione molto travagliato, e quindi il ringraziamento principale va a te che sei un ottimo regista nel cercare di mettere insieme tanti tasselli, e il risultato che riesci a raggiungere è veramente abbastanza grandioso. Grazie, ma il mio ringraziamento lo sai che è anche per te, perché sicuramente sei un degno compagno di viaggio in questa stagione. Prima di passare alle new entry, c'era Rosario D'Amore, preferisco che venga qui sul palco perché devo ringraziare anche lui. Stavo dicendo, nel corso degli anni si cementano i rapporti e io quest'anno ne ho cementato uno con un ragazzo che come me si trova nei campi polverosi sempre e comunque. Noi facciamo parte di Antenna del Mediterraneo, lui scrive per 98.0, ma il rapporto di amicizia è strepitoso, addirittura fino alla fine sei pure della mia squadra del cuore, quindi Gabriele Onofaro, grazie Gabriele per la tua presenza nel corso d'anno. Ti ringrazio per questo invito, sei una persona speciale che comunque lavora per il calcio del calcio nebroideo, e quindi spero che anche il prossimo anno possa continuare questa collaborazione che è iniziata quest'anno in queste categorie. Tu ti volete fare linciare da mia moglie? Abbiamo chiuso, basta. Missione compiuta anche per Gabriele Onofaro. Lui lo conoscete poco perché sta sempre dietro le quinte, è un mio compagno di viaggio sempre e comunque quando facciamo delle telecroniche, ma pure che lo chiamo alle 3 di notte, quindi a maggior ragione non ci sono gli altri due miei compagni, Andrea Gaudio e Ivan Martella, per ovvi motivi, ma Gaetano Bongiovanni rappresenta una risorsa per me, quindi il ringraziamento va anche a te. Grazie a te Fabio, penso che raccogliamo comunque un'eredità di Emilio con Telenebro, di Nebro in campo, e cerchiamo di portarla avanti. Benissimo, piccole parole ma significative, sicuramente perché Emilio è sempre nei nostri cuori. Rosario, abbiamo
chattavamo, ti guarda mia moglie con gli occhi storti praticamente, perché chattavamo Vita Natural Durante in questo mese, quindi a maggior ragione Rosario, io ti ringrazio pubblicamente perché l'amministrazione comunale è stata vicina, ma tu sei stato encomiabile tutti i giorni a qualsiasi ora e non sono frasi fatte, perché la verità, abbiamo la chat, quindi non c'è dubbio. Grazie soprattutto e sicuramente so che tu ami. Niente, solo grazie a te, è stato un piacere. Ami tantissimo il basket, ma oggi è stata una bella giornata di calcio anche. Ok, un grazie anche a te, è stato un piacere stare vicino a te e aiutarti. Benissimo, grazie Rosario. Io voglio ringraziare intanto anche Gaetano e il fratello che naturalmente hanno curato l'audio. Voglio ringraziare Gino Trovato, Pippo Ricciardi, Antenna del Mediterraneo, non c'è dubbio che sicuramente senza di loro non saremmo riusciti a far nulla. Peppe Maniscalco, che dov'è Peppe Maniscalco? Che rappresenta colui che tutti i lunedì, vieni, lascia la telecamera, tutti i lunedì praticamente siamo 10 ore insieme, quindi a maggior ragione non vi dico che è una cosa strepitosa, però poi mi comincia a mancare. E naturalmente Antonio Franchina dall'altra parte, che rappresenta anche lui un elemento imprescindibile nel nostro scacchiere di Antenna del Mediterraneo. Penso di non aver dimenticato nessuno, naturalmente ringrazio mia moglie perché... brava, infatti è andata via perché giustamente mi sopporta e mi supporta in questa mia passione. Abbiamo anche Salvatore Siracusa, perché altrimenti sono guai, manca il mitico, naturalmente tutta la redazione di 3M TV, perché facciamo un grandissimo lavoro. A voi tutti vi dico grazie, sicuramente per quanto fatto, grazie all'amministrazione comunale di Naso, grazie a tutti voi, e sicuramente il prossimo anno, visto che mi avete tutti convocato, dovremo ripartire. Non ritorneremo a Naso, non perché non ci siamo trovati bene, ma perché abbiamo detto in sede di presentazione è un qualcosa di itinerante, però ci ritorneremo perché questa è una bomboniera e quindi siamo stati veramente bene. Grazie a tutti, al prossimo anno, vive il calcio siciliano e soprattutto un applauso finale a Sergio Granata e Emilio Calullo che ci guardano dall'alto. Il Comune di Naso e Antenna del Mediterraneo presentano AM Sports Awards, premio Sergio Granata. Condotto da Fabio Todaro, nella splendida cornice del Teatro Alfieri, AM Sports Awards.